Oggi non vogliamo toccare sempre lo stesso tema. Thomas fa bene, Thomas fa male. Thomas faccia il cazzo che vuole. Ormai ci siamo rassegnati. Innanzitutto, la domanda è: una cosa. Come stai? Okay. Come stai? Facciamo gli educati. Esatto. Come abbastanza bene, dai, voi? Ho sbagliato poco fa in realtà. Esatto, stavo dicendo per essere sbagliato. Faccio i sonnellini, sono diventato vecchio, ragazzi. Devo farmi un sonnellino. Se non grazie, mi faccio il sonnellino. È confermato vecchio. Vabbè, manca a far così. Lo dico, per me è una giornata un po' di merda oggi, però miglioriamola con questa live. Educato, come avevo detto. Posso fare una dichiarazione complimentosa nei confronti di Thomas, perché mo spesso volentieri c'è sta lo sfottò, il funghetto, del qua del là. Ma io devo dire che, vista, diciamo, più che altro la maggior parte dei suoi video, poi ogni tanto va pure accompagnato, cioè gli amici, c'è il team, però in generale possiamo dire che lui va spesso da solo sotto a spacciatori e gente così, e in confronto a Cicalone, che se porta lo squadrone da morte, tutti quanti energumeni, pugili e qua e là, Thomas c'ha il quadruplo delle palle di Cicalone. Non che sia una roba dispregiativa non avere palle per una scarsa mascolinità, perché non è un problema, cioè siamo in una società fluida, ma Thomas sicuramente c'ha il triplo delle palle. Però anche dell'incoscienza. Mi ha rubato le palle in bocca. Questo sono sinonimo di incoscienza, però devo dire che gli faccio i complimenti, perché rispetto a Cicalone è 10 volte più uomo. Sì, è uno che affronta senza pavidità il pericolo, però come diceva Pallebuono ci sta sottolineando. Perché uno, cioè, Thomas, ricordami quanti anni hai? 20. 20, ok, ricordavo 19, scusami. Cioè ci sono 30 anni di differenza, cioè uno... Solo? Quanto c'è Cicalone? Sta sulla cinquantina. Credo 50, no? Sì. Come corona, cioè li vediamo sti cinquantenni oggi come invecchiano bene. Una granaccia Cicalone, tu lo dicevi nel senso che, essendo più vecchio, è meno attivo, cioè meno reattivo, è più saggio. Ah, ok, no, pensavo oddio, cioè, c'è ancora un sacco di strada da fare, perché camperà fino a 100 anni, ma certo, quindi non è che può raggiungere il top della saggezza subito, no? Cioè, è diventa tipo i maestri dei Kung Fu lì sulle montagne. Però devo dire una cosa, cioè quando perché abbiamo fatto la foto io e Cicalone, cioè Cicalone è quasi il doppio di me, cioè è proprio grande, cioè io sono proprio mingherlino. Tu lo sei gigantesco, sei magro, però comunque hai una struttura fisica abbastanza, cioè muscolare non lo so perché non t'ho mai visto senza maglietta, hai una foto senza maglietta, però comunque si vede che non sei proprio gracile, cioè non sei, capito, con le ossa di fuori. Però comunque no, sono mingherlino, però comunque no, sono mingherlino, però comunque maglino, faccio comunque commerciale, ci sono due tipi, cioè puoi aumentare anche poi questa è la mia statura. Ma quanto sei alto tu, Thomas, per capire così, perché non riesco a farmi, sei abbastanza alto, cioè, oddio, no, più o meno poco più basso della media, poco ma la media è aumentata No, mi dovrei misurare, sinceramente esattamente non lo so. Vabbè, ma di 1,70 o più 1,80? No, 1,70, 1,70 circa, ah, sì, okay, sì. Okay. Più alto. Vecchia scuola italiana, non come gli italiani di oggi che sono alti 1,90. Chi gli danno a sti ragazzini? A parte il luogo comune. Ai miei tempi, quando si mangiava solo le cose... lasciamo stare. No, però è vero, che l'evoluzione della specie, Vabbè, ma adesso... Da un punto di vista fisico, non mentale, da un punto di vista fisico. Va bene, andiamo un po' al punto. Allora, posso iniziare da una cosa un po' leggera, nel senso, senza andare subito proprio al focus, no, della questione. Ma perché ti ha dato così fastidio Funghetto? Perché adesso ormai è diventato un meme già, sappi, non legato a te, cioè un meme Funghetto, cioè ormai l'ho detto, poi pure però non ha gradito pure No, è un meme in chat, non lo uso neanche io. Tra l'altro io non l'ho usato per farlo, come al solito i meme nascono involontariamente. Sia io chiaro, non l'ho usato... chat, sia chiaro,
oggi tutela verso l'ospite. No, ovvio, no, oggi, oggi come sempre stato. Vabbè, ma Rubino sul funghetto ci ha fatto una lore della vita. Ah, il funghetto, però lui c'è sul cazzo. No, il funghetto, il fungo, il fungone. Sì. Però, dico, vabbè, secondo me non è dispregiativa, è una cosa simpatica, cioè, nel senso, fidati che qua, in questi contesti, Thomas, quando uno vuole insultare, siamo tre belle bocche da insulto qua. No, no però vabbè, effettivamente l'altra volta abbiamo fatto l'esempio di 8 disc, cioè tu i Simpson li segui. Quanto tempo fa, quando ero piccolo? Tipo, storicamente, cioè, nelle prime stagioni soprattutto, 8 disc che l'autista del pulmino un po' drogato, chiama Bart, lo chiama funghetto, ma è affettuoso. Ah, non mi mancava questa reference di questo non lo sapevo, però di certo è un termine che non mi è piaciuto tanto, perché non mi ha chiamato. E tu come l'hai interpretato? Cioè, non ti è piaciuto perché come l'hai interpretato? Perché io l'ho interpretato in un modo dispreciativo, funghetto già diminutivo, quindi se si fungo era meno. Fungo, claro. No, fungo. Fungo peggio del peggio. Ah, peggio, ah, ok, funghetto no, era no. Meglio. Fungotto, fungone. L'ho visto. Cioè, neanche no, dispreciativo. Come... No, dispreciativo. Ha capito. Fungaccio. No. E, diciamo che non è, cioè io non è che andrei da una persona gli dico funghetto, non è che parlo di una persona e lo chamo funghetto. Ma una cosa che... Se il funghetto mi fa morire. No, ma io volevo capire la tua interpretazione, nel senso che io l'ho detto intendendo qualcosa, che tra l'altro poi ti ho spiegato, però lo rispiego anche perché così capito. Che non è che, cioè, mi è uscito per un motivo. Tu come quando l'hai sentito, come l'hai interpretato? Cioè, al di là del fatto che ti ha offeso, perché tu cosa hai capito da questa mia Io l'ho interpretato come un modo di sminuire, di prendere in giro, di quasi insultare in live, e usando un termine che non è veramente un insulto, perché comunque sei in live, ma comunque un modo per sminuire, per prendere, diciamo, in giro, e non mi è tanto piaciuto per questo motivo, ecco. No, ma perché un po' vezzeggiativo, come dire, vabbè, sei piccolo, in realtà no. Io funghetto l'ho detto. Avete presente quei funghi che crescono sulle cortecce degli alberi, quelli piccolini, tipo con la cappellina piccolina, visto che parliamo di funghi? Guarda, stai peggiorando la situazione. No, ma signora, sto fatto, ma non ma vogliamo no, sapere di no, che dimensione no, sia, ma no, ma non è che ma sei sono sicuro che sarà no, normale nella mente, perché ne avete sei funghetto, adesso che la corteggia, no, l'albero era il cicalone, e tu eri un po' il funghetto, cioè quello che gli stava appiccicato, capito? Non era, cioè, che è un sinonimo alla fine di token, che alla fine è quel pedina, no? Il pesce pilota, esatto. O il porta power bank, come faceva il cristallo con social boom. Però, non so se... E però sai che io con Cicalone in tutta la giornata ci avrò parlato massimo 2-3 volte. Lo so, ormai la so. È inavvicinabile Cicalone. Come una disgrazia o una fortuna? No, diciamo che allora io sono in live, quindi devo anche dire le cose, diciamo che... No, tu sei in live, ma devi dire le cose onestamente. Cioè, onestamente. Sì. E diciamo che mi sono trovato molto più a mio agio con Evelina, è stata molto più disposta al dialogo, ci siamo scambiati anche in opinioni per quanto riguarda la mia attività. Ah, il numero di telefono, ho detto, minchia, attenzione. Però diciamo che all'inizio c'è Cicalone che mi ha presentato al giornalista, quello lì che ha fatto il servizio, che poi ti ha mandato anche in privato, sì, su Instagram, su Rete4. E poi vedrete. Ma c'era un nome quel giornalista? Perché Ma lo dice anche quando parte il servizio, Claudio Rinaldi, mi sembra. Non mi ricordo bene. Comunque lo dice anche quando parte il servizio, lo dice se esce proprio la scritta. Quindi. Ma presentato... secondo me c'è, cioè, un po' gli è venuto l'istinto alla madre, no? Cioè, che anche perché ti diceva che lei. Perché, no? Perché tu non hai detto anche che, tipo, quando c'è stata un po' di ressa, ti ha tipo detto di allontanarti, no? Sì, però dopo quello, cioè dopo. Un po' sì, diciamo che però dai, non ero l'unico. Diciamo che chiunque era lì che magari si scaldava troppo, giustamente veniva fatto allontanare per non alimentare ulteriormente la gravità della cosa. Chi si scaldava troppo è stato Cicalone, che non si è, cioè, nel senso, quelli che hanno agito di più non sono stati allontanati. Almeno da quello che si vede nel video. Cioè, quelli più pericolosi in quel momento erano Cicalone e l'altro con Tenevano. Io nel video. Io
nel video ho visto semplicemente anche, cioè dal vivo anche ho visto uno che è passato vicino, ha insultato e ha tirato una manata su Evelina e gli ha fatto anche un graffio, perché poi gli ha fatto anche un graffio. Poi come ha detto Cicalone, adesso facciamo indietro. Tu l'hai vista di persona quella cosa, no? A te sì, hai avuto l'impressione che quella persona avesse intenzione di danneggiare Evelina o semplicemente voleva spostare la videocamera perché non voleva essere ripreso? E ovviamente Evelina ci ha preso una botta sulla mano perché la mano reggeva la telecamera. Cioè tu hai visto uno che, se voi non lo fermavate, se loro non lo fermavano, avrebbe iniziato a tuo modo di vedere un'aggressione su Evelina. Cioè se nessuno lo fermava, questo avrebbe menato Evelina. Se nessuno l'avesse fermato, se ne sarebbe andato in giro a fare chissà quali altri disagi. Avete visto poi come si è comportato? Ha tirato le testate sulle cose, ha andato in giro a... Quello è un po'. Allora, aspetta, ho fatto una domanda più precisa. Avete avuto l'impressione lì che Evelina, se non ci fosse stata cosa, sarebbe stata in pericolo di essere menata? Questa avrebbe continuato ad andare su Evelina, oppure voleva spostare la telecamera e non farsi rompere i coglioni? Poi a patto che i coglioni li ha rotti lui, perché comunque ha insultato. Vabbè, certo, tu che impressione hai avuto? Che Evelina era in pericolo in quel momento? Ma guarda, io ti posso dire che col senno di poi io non posso dire cosa sarebbe successo. Io ti posso dire cos'è che è successo lì. Ma quello che avete percepito voi in quel momento? Allora ti spiego cosa ti sta dicendo Dave. Ho percepito la presenza di una persona pericolosa e a tratti anche aggressiva, perché poi abbiamo visto anche com'è che si è... Perché Thomas ha una spiegazione. Cicalone, allora, poi tanti lo sanno, cioè adesso non voglio né dire una cosa contro Cicalone né contro la mia squadra né contro nessuno, però a parte, cioè io e alcuni della mia squadra, anche noi, l'ho reso anche nota sta cosa qua, e non è che abbiamo idee completamente uguali a quelle che ha Cicalone, tant'è che quando ho parlato con Evelina gliel'ho pure detto, però in quel momento lì io ho soltanto visto Cicalone che ha cercato di fermare, di mobilizzare, attendendo le forze dell'ordine, un soggetto che era pericoloso. Dire che no, aspettando le forze dell'ordine, nessuno ha chiamato le forze dell'ordine. No, aspetta, perché è vero che poi quell'altro soggetto è andato e ha chiamato i militari, la polizia, non so chi era, però quello che Dave ha chiamato nella live precedente, quello lì che è un mio amico, che fa video sulle bocciatrici a Milano in metro, anche lui si era allontanato temporaneamente per chiamare la polizia, anche lui col telefono, anche lui si era allontanato, questo nel video non viene né detto né citato. Quindi però effettivamente... vedi, siete voi, però vedi, questa è una persona che però esterna, non del gruppo Cicalone, del gruppo vostro, cioè ma eravamo un gruppo unito, però in quel momento lì eravamo un gruppo unito, però ci può stare, però quello che voglio dire è che aspetta, ma non l'ha detto agli altri che stava chiamando. No, non la Zaramo. Quello con cui volte sta la Zaramo, che è andato 30 più volte anche a dritto e rovescio, insomma, lo conoscete. Vabbè, insomma. No, voglio solo dire una cosa, Thomas. Thomas, rimani, cioè, non distrarti con la chat. Cioè, nel senso, persona della tua squadra l'ha detto, raga, sto chiamando la polizia. E l'ha detto, sinceramente non mi ricordo, però so che è andata a chiamare la polizia. Ha bloccato questa persona dicendo: ragazzi, mo lo tengo fermo, chiamate le forze dell'ordine. Tu hai visto succedere questo? Perché dal video non si è visto. Io ho visto che Cicalone l'ha bloccato perché in quel momento si stava un po' scaldando troppo. Ha dato una botta alla sua collaboratrice, che tra l'altro anche alla telecamera, alla telecamera. Però ha colpito anche Brina, perché ovvio. Le ha fatto anche un graffio all'avambraccio, ecco. Però a seguito di questa cosa qua, io non mi ricordo se Cicalone l'ha detto o non l'ha detto, però quello che è successo 100%. Quello che è successo nell'effettivo è che quello che fa i video in metropolitana, che era parte che faceva parte del gruppo, che uno con cui c'è un mio amico, è andato poi a chiamare la polizia mentre Cicalone stava trattenendo a terra. Quindi nell'effettivo cos'è che è successo? Cicalone ha immobilizzato un soggetto che poteva essere pericoloso, era pericoloso, attendendo poi la polizia chiamata da quell'altro mio amico lì. Ma non è quello che si vede nel video, anche perché Thomas, te l'ho provato a far notare anche nel lungo scambio di commenti che abbiamo avuto, a un certo punto lo lasciano,
Ecco, ci puoi spiegare questo, in quel punto? Perché, sì, aspetta, Thomas, cioè, diciamo tutta la dinamica, l'abbiamo letto anche l'altra volta, abbiamo visto gli articoli, tutta la dinamica dell'arresto fatto dal cittadino in casi che tra l'altro sono ben specifici e non è quello che abbiamo visto, però anche quindi, lì nel caso, scusami, sappi che Cicalone non lo poteva fare, non lo poteva fare in quel momento, immobilizzare quel ragazzo, a livello di legge ha senso solo se lo fai in vista del consegnarlo alle forze dell'ordine nel più breve tempo possibile. Esatto, vuole fare una piccola cicazione, stavo dicendo, una precisazione, ormai Cicalone è diventata... No, Cicalone è andato a parlare alla Zanzara anche di quell'avvenimento, no? Sì. Nell'ultima volta. Io non l'ho visto quello che ha detto alla Zanzara, ci tengo a precisare, non l'ho sentito. Non rientra nella versione di Cicalone, l'abbiamo immobilizzato mandando un nostro collaboratore a chiamare le forze dell'ordine, perché sarebbe stato scagionante per lui dire quella roba, sarebbe stato molto positivo per la sua narrazione. Da quello che mi risulta, da quello che ho visto almeno reactato, non sembra che facesse parte della sua versione. Poi magari correggetemi voi che l'avete visto. Ma io vi posso dire quello che ho visto io. E questo no, è mio stata una amico bella qua, iniziativa Mattia... del tuo amico questa. Ma capisci, Thomas, ma diciamo che non ha influenza. Aspetta, ascoltami. Che anche c'erano tante persone lì che guardavano, ok? Può darsi che neanche solo il tuo amico, può darsi che anche qualcun altro abbia provato a chiamare le forze dell'ordine. Quello che ti stiamo cercando di dire è che Cicalone, immobilizzando quell'uomo, sarebbe dovuto essere il primo ad assicurarsi che voi stavate chiamando le forze dell'ordine, perché se no il suo immobilizzarlo diventa quello che fa sempre, cioè semplicemente attuare la sua mossa preferita, l'amata Leao, per così, perché lui dice che ha il diritto di farla a prescindere perché era in pericolo. Il problema è che, appunto, per come prevede la legge, tu devi, puoi ovviamente immobilizzare il soggetto da cittadino, ma devi assicurarti, ovviamente non lo puoi fare tu perché sei due mani impegnate a immobilizzare il soggetto, non è che puoi anche chiamare la polizia, però chi ti sta intorno, questo nel video non esiste, Cicalone non lo riporta nella versione alla Zanzara da nessun'altra parte, quindi aggiungo è un problema, nel momento in cui il tizio agitato dice chiama la polizia, chi viene risposto chiamala tu, quindi capito, cioè aggiungiamo layer, però questo non è responsabilità che tua, nessuno dei presenti, cioè se noi diciamo l'abbiamo già chiamata, non ti preoccupa, sta arrivando. Esatto, cioè io questo noi lo diciamo perché questo ovviamente mica l'hai fatta tu la mossa, mica hai fatto tu l'immobilizzazione, ci mancherebbe, quindi non rientra assolutamente nelle tue responsabilità. Quello che ti volevo dire è chiarire che siccome tu questo atto sembra, magari correggimi se sbaglio, lo descrivi come un atto giustificabile, ora che ti abbiamo aggiunto questi elementi vorrei sapere un po' cosa ne pensi, nel senso che perché tu vedi quell'atto di Cicalone come un atto giusto, il fatto di immobilizzarlo se poi effettivamente non chiama le forze dell'ordine. E tra l'altro, e qui si collega alla domanda che ti ha fatto prima Dave, veramente quel soggetto era così pericoloso da dovergli fare una mata Leao e poi in cinque tenerlo fermo per terra? Perché quello che tu racconti dopo, adesso ti lascio parola, quello che tu racconti dopo delle testate e tutto, io immagino che anche tu, che non sei... perché poi qualcuno ipotizzava sotto effetto di droga, non ci interessa la sua condizione in quel momento, il fatto perché è che non possiamo saperla, non c'è modo, non la possiamo sapere, esatto, però nel momento in cui tu vieni umiliato in quel modo, vieni trascinato a terra, vieni immobilizzato da diverse persone eccetera, lui ha perso la brocca, quindi quelle testate le ha date solo esclusivamente, possiamo presumere, perché in quel momento sentiva umiliato, circondato da cinque persone ed era in escandescenza, a quel punto era diventato pericoloso sul serio. Ad esempio, è una scena che abbiamo visto anche in un altro video, esatto, vecchio di Cicalone, il ragazzo che dà le testate che era al palo, all'albero. Sì, e c'era pure uno che fa, tira le più forti. È successo la stessa cosa, perché lo fanno anche in questo video. Mentre tirava le testate, sì, bravo, spaccati la testa, capito? Sempre lo stesso pattern. Quindi, però quello è una reazione umana, capisci? Che nel momento in cui vieni preso da cinque persone e portato a terra, il fatto che perdi la brocca non mi sembra una roba impossibile. Però, ripeto, lì poteva starci il pericolo, ma prima, ritornando alla domanda di Dave iniziale, veramente c'era una percezione così alta di pericolo? Bastava semplicemente, io dico la mia, poi ti faccio rispondere, mettersi davanti alla telecamera, quindi a protezione di Evelina, e far sì che questa persona se ne andasse. Punto. Perché tanto la sua obiettivo era... se era pericoloso, intenzionato a proseguire con l'aggressione. Cioè... Esatto. Ne convieni o sei di un'altra opinione? Allora, io penso... Allora, innanzitutto, se Cicalone ha in qualche modo infranto la legge, questo
io non posso dirlo, ne lo dirà nelle sedi opportune, chi di dovere lo dirà. Io posso dirti che se l'avesse lasciato andare, probabilmente sì, si sarebbe evitato quella cosa che è successa, però se ne sarebbe andato senza conseguenze di avere comunque aggredito la telecamera, ma poi anche una donna. Quindi se ne sarebbe andato una persona. Non specificavo una donna. Vabbè, però una donna che a qualche Giscalone ha detto anche che in un suo video, mi sembra, poi che ha anche un problema alle ossa, non so cosa che ha, però mi sembra questo che rientra un altro quindi non dovrebbe, quindi Giscalone sbaglia a coinvolgerla in queste cose. No, secondo me no, un ruolo più delicato. Perché no? No, non è che un attimo solo. La se vuoi formularla tu, se no la formula in 10 parole, Pallevo. Io te la serve, io faccio l'assist, tu finisci. E chi sei, Lombardi? Esattamente. Stavo per dire la roba. Esattamente, sono proprio io. La questione è che in tantissimi video è sottolineato come, cioè, se la prendono con Evelina, A, perché ha la telecamera, B, perché è una donna. Questa è la tesi che ci viene posta. Ma vista anche questa condizione, questa disabilità al non so quanto per cento per questa condizione delle ossa, ma non sarebbe meglio mettere qualcun altro? Esatto, non coinvolgere lei, la porti, ma non gli fai fare la cameraman. In realtà quel giorno lì c'erano anche, non c'era solo lei, c'erano comunque altri giornalisti uomini che comunque registravano. Certo. Lei fa parte ma chi è che è andata a cercare no, con la telecamera quel soggetto che era evidente che non gli facesse piacere essere ripreso? Gli altri giornalisti che evidentemente un po' di mestiere lo hanno, cioè, capisci, Thomas, che... Ma anche Evelina mi sembra molto preparata comunque. Aspetta un secondo, perché cerchiamo un attimo di fare un passo indietro. Nessuno sta dicendo che Evelina non sia brava come cameraman. A me spesso piacciono le riprese di Evelina, l'ho detto anche in altre sedi. Di mind game. Stiamo parlando di mind game. Ma quando si parla di andare a fronteggiare possibili aggressori, che sono poi cose che loro fanno spesso, proprio partono con quell'intenzione di beccarli in flagrante, di avere un confronto diretto, magari la porti con te negata, ti lascia a casa porella che non deve più avere una vita, però gli affidi un ruolo meno pericoloso, nel senso, sta là, sta con voi, fa come, cioè, ma perché Roger che è alto 2 metri, tutto muscoloso, deve soltanto stare là in vista dei commentatori, ma dai la telecamera a Roger e Evelina commenta, cioè, nel senso, scambia di ruolo, perché quello è un ruolo pericoloso, perché tanta gente ce l'ha con la telecamera. No, perché Roger non è capace a riprendere, è il suo ruolo, è il suo lavoro, cioè, se tu la toglieresti il suo lavoro, non mi sembra giusto. Piuttosto io cos'è che direi, direi troviamo qualcuno che stia sempre vicino ad Evelina, così queste cose non succedono. Questo anche potrebbe essere una cosa. Ti faccio un altro esempio, Thomas. Se tu hai un chiodo nel ginocchio, no, perché ti sei infortunato e ti hanno dovuto mettere un chiodo nel ginocchio, non ti metto a sollevare i pacchi. Fai un'altra mansione. Ti metto a fare un'altra mansione. Totti col chiodo nella gavia ci ha fatta. Sì, ma lei non è. Okay, ma lei deve solo. Sì, ma lei deve soltanto fare delle riprese. Cioè, poi comunque nel video si vede. Ma in una situazione dove spesso chi regge la telecamera viene. E tra l'altro aggiungo un layer. Il problema è anche questo. Al di là di aspetta, Thomas, dico solo sta roba, se non poi me la dimentico io. C'è una cosa di merda. Il fatto ci può anche stare, come dici tu, fa il suo mestiere, eccetera. Il problema qual è? È che Evelina è. Io non mi piace fare le percentuali, dare i numeri come fa Gigalone, però comunque una buona percentuale di volte è la causa, nel senso, ovviamente non è che se io ti dico stronzo tu sei autorizzato a scaffeggiarmi, questo vale anche come esempio per quello che è successo in questo video, però nel mio mondo ideale, se io ti dico stronzo non è che ti sto autorizzando a menarmi, perché c'è un confronto dialettico prima, no? Se lei è una donna con delle disabilità, perché andare... Invalidità, no, disabilità è il termine sbagliato. Invalidità, sì, un tot per cento. Perché andare a provocare e a buttare una telecamera in faccia a una persona che è evidente che non ha voglia di essere ripresa? Cioè, capito? Era più questo il ragionamento. No? Ne convieni che se Evelina non si fosse... Cioè, che motivo c'era? A questo aveva detto alla fine... Io faccio la domanda, te la faccio così. Tu, personalmente, Thomas, che non sei una donna e non sei invalido,
tu saresti andato con la telecamera in faccia a questa persona a dirgli che cos'è che hai detto, che cos'è, perché ci hai detto così? Tu a questa persona saresti andato in faccia? Personalmente parlando. Sicuramente a chiedergli perché mi ha insultato, questo sì. Cioè, ma gli saresti andato un millimetro con la telecamera come ha fatto lei, proprio inseguirlo? O magari l'avessi chiesto da lontano? Cioè, gli avessi detto, ma perché dici così? Boh. Io, allora, io sarei rimasto a distanza, ma in quella situazione lì non si può mai dire tu hai fatto bene o tu hai fatto male, perché ci devi essere in quella situazione prima di giudicare. Sarebbe stato meglio se l'avessi fatto a distanza, sì, va bene, non sarebbe stata colpita, però sì, ma in questa situazione loro ci si mettono di continuo. È quello, cioè non è un unico. Ma tu guardi i video, ti piace? È il loro lavoro. No. Il loro lavoro non è provocare le persone. Però non sto dicendo che lo fa per quello, però di base loro devono avere un contenuto. Se tu chiedi a Cicalone che mestiere fa, lui ti dice che documenta. Ora, tu nella tua vita hai mai visto dei documentari? Immagino che si sia capitato. Se tu documenti, ma sono diversi. Aspetta, non documentari dei leoni, anche quelli vanno anche bene. Anche quelli, come però, voglio dire, documentari in senso generale, documentari possono essere di qualsiasi di qualsiasi forma. Se io sto documentando qualcosa, ok, quindi prendiamo come esempio quelli safari, che tu guardi il leone, che so, che caccia la gazzella. Se tu, al posto che inquadrare da lontano il leone che caccia la gazzella, lo inseguissi alla sua, cioè gli andassi dietro con la telecamera, secondo te il leone farebbe le stesse cose? No, perché c'è una presenza in quel momento umana che lo distrarrebbe da quello che fa. Il problema di Cicalone è che lui non documenta, perché interagendo con la realtà di disagio, la realtà che sta riprendendo, ne cambia sostanzialmente la realtà. Perché quell'uomo che stava passando e mandava a fanculo, se Evelina l'avesse solo ripreso, faceva vedere che in stazione dove cazzo eravate, se tu hai una telecamera c'è gente che ti manda a fare in culo. Andando addosso a questa persona, no, con la telecamera, lì lei sta interagendo con questa realtà, capisci? Non la sta solo riprendendo. Ma che fai? Ho capito, quindi ma che fai? Documentando. Quindi Cicalone dice una cagata, lui non documenta, lui interagisce. Quindi No, secondo me no, documentare significa riportare la realtà, quello che senza, avviene. Però, senza interagirci, perché se ci interagisci Questo lo dici tu, nel senso, se io tramite il mio atteggiamento vado a causare una reazione e poi da quella reazione nasce tutto il contenuto, io sto prendendo parte attiva al contenuto. Hai capito? Non è passivo, è attivo. E quindi non sta documentando. Prende parte attiva documentando quello che succede con lui che interviene. Allora, ferma un attimo. Tu segui i servizi. Si sta trasformando in una live in cui praticamente io sembra quasi che devo difendere Cicalone. Guardando i miei video si capisce che io e Cicalone abbiamo metodi di intervento diversi. Io posso comprendere il perché lui possa fare certe cose, ma sul fatto che io possa essere d'accordo o no non me lo fate ripetere, perché l'ho già detto pubblicamente su certe cose. Su altri, tipo in questo caso, mi sembri abbastanza d'accordo. No, ma aspetta, secondo me qua c'è stato proprio un misunderstanding, perché ovviamente se noi facciamo tutte queste domande sembra quasi che vogliamo estorcere, diciamo, una dichiarazione pubblica, no? Io invece ti faccio una domanda più semplice. Beh, secondo me, allora, sugli animali è un esempio un po' troppo semplice, cioè io l'ho convalidato prima, però effettivamente è un po' diverso. C'è sta anche chi documenta e prende parte un po' alla scena. Io ho visto tanti, diciamo, documentari, quelli sulle gang, gente che vanno dentro i quartieri con le gang, parlano. Scusa Dave, una cosa, perché a me queste cose, certo, diversi modi di intervento, oppure ci va in giro a braccetto, ma a giro a braccetto che ci siamo parlati soltanto due volte, a braccetto in tutti questi anni soltanto una volta. Mettiamo caso che sia un metodo, insomma, diverso di fare, di documentare qualcosa, ma in quel video
che cosa è stato documentato? Alla fine uno guarda il video, qual è l'insegnamento, l'informazione più che esce? Cosa è stato documentato in quel video? Che? Io ti posso dire che quello che si può cogliere da quel video è che in una stazione di Milano Garibaldi, una delle stazioni comunque importanti di Milano in cui ci gira tanta gente, ci sono, come un po' tutte le stazioni, ma questo purtroppo è così, gente che non sta bene di testa, perché non sta bene, è proprio questo il problema. Scusa, che è stato dato, ha denunciato una situazione di pericolo, secondo me una situazione di sicurezza che non è stato, e io volevo arrivare qui perché poi si mette, ovviamente si dipinge quella persona come una persona che non sta bene di testa, che comunque ragazzi è una calunnia ed è una diffamazione grave di una persona, ma si mette nel titolo, si mette in copertina e si bolla una persona come persona. Avete il quadro clinico di questa persona? Questo non è un pazzo, non è aggressivo, almeno dalle informazioni che abbiamo noi, cioè niente. Abbiamo visto una situazione in cui ha litigato. Allora, io potrei dire anche gruppo di pazzi aggressivi, cerca di strozzare, immobilizza a terra un coso. È una lettura. Bravo, è un'altra lettura, capito? Ma non la faccio, perché è tendenziosa. Ma perché la vostra è giusta e la nostra è la nostra, adesso quella che dico Dave è sbagliata. Però guarda che aggressione non esiste solo quella fisica, Dave, esiste anche quella verbale. Quello lì è stato prima di aggressione verbale, tu rispondi fisicamente o verbalmente? Dico tu in generale. Infatti lei gliel'ha chiesto. Perché mi hai dato Infatti volevo farti un esempio prima. Diventa un casino. Vai. Allora, quello che è stato documentato è che ovviamente tu mi hai detto, ecco, l'immagine che ne viene fuori è che in stazioni pubbliche così frequentate c'è il pericolo di imboccare dei pazzi che se la potrebbero prendere con persone a caso. No. Questo sapeva caso, chi fosse Cicalone, è uno che se l'è preso con una persona nota che ha un'immagine pubblica molto inflazionata sui social, molto controversa, e ha trovato un'occasione pubblica per, a parole, dire esprimere di vaffanculo, sei uno stronzo, non mi piace quello che fai. Se sei Don Cruise, prima o poi troverai qualcuno, se giri per la stazione troverai qualcuno che ti dice qualcosa, grande Don Cruise, ammazza, te facevo più alto, oppure Non è che si deve insegnare gli insulti, però può capitare. Se è un personaggio così noto, quello non è un verifico che l'avrebbe fatto con una signora, non è che l'avrebbe fatto con una signora con la spesa, quello passava e diceva la signora, ma vaffanculo, no. Thomas, ascoltami un attimo. Tu hai, non dico che hai visto tutto. Volete che io vi dica che io non avrei fatto la cosa che esattamente quello che ha fatto Cicalone? Non lo sappiamo, che solo quello fatto. Che vuoi dire. Thomas, ti dico la verità. Io so benissimo che tu non avresti gestito così quella situazione. Cioè, tu l'avresti gestita molto meglio. Te lo dico perché sono certo che così. Cioè, tu non sei una persona violenta, ok? Hai magari dei mezzi che non condivido, che possono anche essere violenti, nel senso aggressivi da un punto di vista di approccio, ma tu non sei una persona violenta e questo l'hai dimostrato nei tuoi video. Io non ho mai sentito insultare nessuno, mai ad esempio, insultare Thomas. Nessuno, cioè io assolutamente su questo ti faccio Giulio, scusa un attimo, perché quello che volevo dire, in tanti video di Cicalone, cioè proprio nel momento in cui riconoscono un probabile borseggiatore, e lo coprono di insulti. Ok, io posso avere la mia, sì, io posso avere la, io posso avere la mia ideologia e tutto quello che voi volete. Però posso comprendere il Thomas, non posso finire così capisci dove voglio arrivare. Se applichiamo la stessa logica del il tizio che passa e dice vaffanculo, sta provocando, allora se, a miserabile, a infame e tutto il resto sono provocazioni, mi stai dicendo questo? Sì, però il primo sì, no, però tutto è partito da quel soggetto lì, cioè lui è successo il contrario, cioè che venissero prese a parole altre persone prima, cioè capito? E nessuno ha picchiato Cicalone, cioè non so come spiegarti, non è che se uno ti manda a fare in culo, tu sei autorizzato a fare la mataleao, anche se dopo c'è stato il colpo alla telecamera,
capito? Il discorso è questo, cioè... ma quello era importantissimo, perché se avesse soltanto detto a Evelina, ma lui ha solo detto quello a Evelina, penso... poi Evelina si è avvicinata con la telecamera, capisci che c'è una, un... ma gli ha chiesto spiegazioni, ma la... ovviamente, ma perché c'è chiedere spiegazioni, dice... allora voi dite che quello è un fuori di testa, ma tu al pazzo di paese gli vai a chiedere spiegazioni perché urla per strada? Cioè voi dite che questo è... voi lo dite, io mi dissocio assolutamente. Ci si va a parlare, ci si trova... perché? Tu andresti a parlare con un matto che urla per strada, perché ci devi andare a parlare? Cioè a parlare magari in maniera, no, per dire ciao, come stai? Allora quello sì. Ma chiedere a uno che ti manda a fanculo perché l'ha fatto quando, secondo voi, in evidente stato di alterazione, non so perché voi questa reversione avete riportato che era un pazzo, che era uno fuori di testa, allora la logica mi sfugge. A me sembra che quella visto, che sia Evelina che va a cercarsi scalone con tipo Ostacolo Man, che io penso che sia una persona che non è che sta proprio tanto. E cosa ha fatto? È andato lì però, con quale modi? A parlarci e per capire che cosa. Però intanto guarda le visualizzazioni. Però intanto parlando con una persona che non sta bene di testa, che guarda, guarda i numeri che ha fatto però quel contenuto lì, però. Non lo so, che non l'ho visto. Tu devi ragionare con l'ottica di un content creator che vive su il contenuto, che vive su quello che fa. Ma tu cosa mi stai dicendo? Che quel video ha fatto poche visualizzazioni? Quello di Ostacolo Man? No, anzi ha fatto tante visualizzazioni, per me, poi non lo so, per Ciccolone magari sono poche, per me no, sono tante. No. Mi hai detto una cosa sensatissima, Thomas, infatti... ha detto che ovviamente Ciccolone non vive per sconfiggere il male, per risolvere i problemi, per segnalare, per documentare, vive per trovare giornalmente un contenuto per poter fare i video e avere visualizzazioni, perché giustamente campa... Cosa che mi sa che ha detto anche a lui. Mi sa tante volte. Eh sì, ma l'ha detto lui stesso anche da parente. Detto, quindi, ma appunto, viene dipinto, grazie Ambri. Ma non è un problema mio di come viene dipinto. Sì. Io semplicemente sono semplicemente felice che ci sia qualcuno con una rilevanza mediatica così grande come quella di Ciccarone, che comunque segnale e punta luce su un problema. Tutte le altre cose non me le venire a chiedere. Però lui non segnala un problema, lui interagisce, istiga persone arrabbiate quanto lui, e perché purtroppo in questo momento in Italia stanno tante persone arrabbiate perché non siamo diciamo sostenuti dalle istituzioni, non siamo sostenuti dalle forze dell'ordine, c'è tanta disorganizzazione, quindi i problemi ci sono e sono reali quelli che Ciccolone diciamo va ad evidenziare, però sono già tristemente noti, non è che prima di Ciccolone non si sapessero, però lui insinua questo messaggio pericoloso e dire là dove non arriva il governo, non arrivano le istituzioni, piuttosto che andare sotto a Montecitorio e dire fate qualcosa in più, no, possiamo risolvercelo da soli se tutti ci uniamo. E quello diventa pericoloso perché tu non hai le competenze. C'è lo stesso ragionamento che facevamo l'altro giorno, però, cioè che nell'altra live sono cose di cui abbiamo già parlato. Grazie ai nostri video, cerchiamo di denunciare la situazione perché sappiamo che poi quei video possono andare effettivamente a guardarli anche gente che fa parte delle istituzioni. Posso Ti faccio un esempio che riguarda, Thomas, ma tu, personalmente. Però tu non vai a fare giustizia privata, esatto. Tu documenti. Cioè, no, perché anch'io intervengo in realtà col fischietto. Vuoi mettere il fischietto con la matale? Dai ragazzi, dai Thomas, ma è un complimento per te questo, cioè nel senso anche se ripeto io non condivido quello che fai, ma è comunque un meglio tu che Ciccolone, ma tutta la vita, cioè se mi dicessero scegli tra Thomas e Ciccolone, ma io scelgo te tutta la vita, perché tu, ripeto, va bene il fischietto, va bene tutto, va bene che non lo condivido, ma io comunque... non lo uso da mesi, molti mesi il fischietto. Vabbè, Infatti, quello che fai, vai. Ma Thomas Fischietto è meme, Thomas. È come dire White Wolf Sciacallo, cioè è una cosa che non... capito, semplicemente identificativa. Comunque, quello che volevo dirti è, esclusivamente questo, ma dopo che avete documentato 10, 20, 30 volte, ora, il problema lo conosciamo, sì, e siamo d'accordo che Ciccolone ormai va in metropolitana esclusivamente per un proprio interesse personale, perché il problema è stato documentato, ci sono i borseggiatori, è andato a Rete 4, è andato alla Zanzara, è andato ovunque e i suoi video hanno fatto meno visualizzazioni. Mi vuoi dire che lui ancora lo fa per documentare? Cosa documenta? Cosa che già sappiamo, tutti i video sono la copia di quello prima,
solo con qualcosa di più o meno grave, ma succedono sempre le stesse cose. Quindi vogliamo convenire, e questo vale anche per te, perché anche te, cioè nel senso, dopo che hai documentato che a stazione centrale ci sono gli spacciatori, lo sappiamo, che cioè, cosa serve andare lì tutti i giorni? Io questo mi chiedo. E anche l'altra domanda serve, secondo te serve perché... aspetta, fagli rispondere prima questo, sennò faccio una confusione. Poi fai... allora serve perché con... cioè se un video raggiunge un mio video, faccio l'esempio mio, ad esempio 1000 persone, 1000 visualizzazioni, ok, ma se io continuo a farne, quelle persone che non raggiungono in quell'altro mio video, c'è la possibilità che, che col secondo video che ho fatto, col terzo, quarto, raggiungo sempre più persone. Ma te ne passo pure 20, 30, ma al 31esimo... Sì. Come me lo giustifichi? Cioè, capite? Quello vuol dire, se andiamo a contare i video, io lo faccio, io posso parlare per me, ma penso, non lo so, questo devi chiederglielo a lui, però per me io continuo a farli perché comunque io in qualche modo lo sai come la penso, poi tu puoi dirmi che non sei d'accordo, disturbo comunque il loro comunque operato, chiamando comunque le forze dell'ordine, se non posso fare nient'altro, eccetera eccetera, quindi è comunque una questione di disturbo, ho detto va bene, ho già documentato, però io comunque il mio continuo a farlo, per me è così, per lui non lo so. A quel punto torniamo a quello che dicevamo abbiamo parlato tante volte. Basterebbe astuto che si piazzano la mezza giornata tutti i giorni, uno stipendio per questo, nessuno ruba più, no? Esatto, se basta quello, facciamo così. C'è manco bisogno di filmare. Vabbè, però le piazze di spaccio e i borseggi, le piazze di spaccio e le robe metropolitane sono molto diverse. Sono d'accordo, guarda, perché tra l'altro, se tu hai notato l'evoluzione del canale di Cicalone, lui solo a un certo punto si è accorto che c'è questo grosso problema del borseggio, più o meno quando era già diventato virale il trend, no? Ma del resto anche... Certo, tant'è che all'inizio lui non era, mi sembra, che lui non era manco d'accordo con i nostri metodi. Lui secondo me, mi ricordo, che aveva detto, piuttosto che avvisare delle borsatrici e borsatrici, secondo me è meglio che da lontano magari si avvisa e ti fa capire le gente i metodi per non farsi derubare. Poi non lo so se perché ha cambiato idea, spero del perché ha cambiato idea, o perché questa è una cosa che spero non sia vera. Perché virale, Thomas? Perché fa i numeri, non lo so. Certo, è del motivo per cui video analoghi sono stati a Parigi, a Madrid, in Germania ancora non ne ho visti. Però, sì, insomma, ma guardate che io vi devo confessare una cosa, tanti di quelli, non tutti, perché ci sono, io ringrazio quelli che lo fanno veramente per senso civico, perché aspettate una... scusate un attimo, no, se hai bisogno, okay. E io ringrazio quelli che lo fanno veramente per senso civico, perché loro lo fanno veramente col cuore, e non sono tutti così come quelli di cui vi sto per parlare fra pochi secondi, ma alcuni di quelli che ho conosciuto io in metropolitana, alcuni, non tutti, lo fanno veramente per popolarità, per avere visibilità, per avere... questa è una realtà che io purtroppo devo dire, perché non è giusta questa cosa qua. Io posso dire che ha tutta la mia ammirazione la gente che come me lo fa veramente per cercare di fare qualcosa di buono e non per avere un tornaconto personale, questo lo devo dire, quindi da un certo punto di vista la capisco questa cosa qua. Io spero Ciccarone che non sia parte di uno di quelli che lo fa solo per visibilità, e spero che lo faccia, perché veramente gli sta a cuore il problema. Da quello che dice nelle interviste, esatto, lui dice che è il suo lavoro, io campo facendo visualizzazioni, dice che ha un'azienda che comunque ha dei dipendenti tipo Evelyn, insomma gente che comunque lui paga, quindi penso, non lo so, però comunque nel senso parla di proprio di una non so quanto sia effettivamente proprio ufficiale o più ufficiosa come cosa, però comunque parla proprio di un'organizzazione, cioè che c'è dietro un'organizzazione, un team proprio, no? Che lavora su queste cose, quindi sì. Però fa un lavoro che non si può fare, tra l'altro, quindi io direi una cosa, tra l'altro direi una cosa, sarebbe okay. Anche ora che chi ha dei contatti in YouTube e magari sarebbe bene provare, noi conosciamo tante persone anche che possono avere a che fare con i network principali, ma che poi parlano anche con Google direttamente, va un po' messa diciamo sotto la lente di ingrandimento
anche algoritmicamente questa situazione, che i video di Cicalone sono tutti monetizzati e la maggior parte di questi portano momenti di violenza, colluttazioni, sangue. L'altra volta c'era un video dove, quando c'è stata la Maxi Rissa là, che si sono menati, lui faceva, inquadrava pozze di sangue per terra a Termini. Cioè, queste robe non possono essere monetizzate su YouTube, quindi secondo me Cicalone può farlo, ma non deve più percepire un euro da questa roba. Può farlo per passione, ma non per lavoro, non se lo fa. YouTube non lo permette. O vale per tutti, cioè, il sempre solito discorso, oppure tutti ragazzi, lo possono fare. Allora, questo a me perché lo dite? Cioè, io devo prendere ma questo era, stiamo anche parlando, Tom. Guarda che non sei a processo qua, eh. Cioè, ci stiamo a fare una chiacchierata No, iniziamo un bel processo. Allora, Thomas, prima di questo, la cosa principale, il motivo principale è dirti, perché intanto l'obiettivo, ma no, cioè, sai bene di cosa andremo a parlare, ma ripeto, neanche quello è un processo, stavo scherzando. Però no, sappi che stiamo chiacchierando e anche piacevolmente. Allora, che lui monetizzi su quei video lì. Penso ci monetizzi, sì, perché alla fine è il suo lavoro, l'ha detto anche lui, cioè fare contenuto è un suo lavoro, quindi lavoro porta i soldini, non lo farebbe se non gli portasse i soldini, penso. Ma come non lo farei? Io farei lo stesso il mio lavoro, posizione, finalmente. No, io lo farei senza prendere un euro, però. Cioè, lo farei lo stesso. Ma dedicandoci il tempo che, cioè, nel senso, io a Twitch ci dedico tanto tempo perché è il mio lavoro. Se non fosse il mio lavoro, dovrei obbligatoriamente dedicare più tempo a qualcos'altro, se no come cazzo mangio, cioè, capito? È ovvio, uno dedica tanto tempo a, purtroppo... Ma tu fai solo Twitch? Una domanda. Io faccio, vivo principalmente, sì, di quello che faccio su Twitch e YouTube, però YouTube chiaramente prendo molto meno. Sì, sì, Senza scontare lo spaccio, ovviamente, ma non lo di a Thomas, che sennò poi me lo trovo sotto casa col fischietto. col megafono. Quindi se YouTube venisse messa veramente in maniera massiva al corrente del fatto che ci stanno tanti video di colluttazioni che si possono stare su YouTube perché è pieno, Worldstar, mi ricordo, canali, però che non possono essere monetizzati, perché qua, come uno dice la parolina di troppo in un video YouTube, dici per caso, cioè parli, che ne so, dello stupro di Palermo, cioè, c'è stata la ragazza, è stata stuprata, spesso e volentieri demonetizza perché quelle sono cose algoritmiche, sì, non esatto. Si possono dire, non si possono fare certe cose su YouTube, tanti ci stanno attenti, se mutano, si censurano, usano altre parole tipo PDF file invece di dire altro. Esatto, sì, quindi esatto. Se lo fa sta cosa di YouTube, nel senso, lo va a fare, cioè, ma lui andrà a farlo e poi si capirà se può immobilizzare persone, perché poi torniamo poi veniamo finalmente all'argomento principe, esatto. Nel senso, se ci fosse stato un video integrato di quella cosa, non penso che in mano a te forze dell'ordine avrebbero detto magari qualcuno sì, però di base devi applicare il protocollo alla lettera, non sarebbero stati contenti di quello che è successo, gli avrebbero perlomeno consigliato di non farlo mai più. Così come senso civico fino a un certo punto, perché noi abbiamo visto anche diverse occasioni in cui gli si ricorda, soprattutto a Roma, che in realtà per fare riprese in metro devi essere autorizzato, e la risposta è uno sberleffo. Però su questo ho da fare anch'io un'osservazione. Da una parte è vero che non si possono magari fare riprese di questo, a Roma non si sono fatto, te lo assicuriamo al 100%, quindi non mettere il magari. Cicalone non ha un permesso? No. Lo dice lui, ce lo dice lui. Nei video dice spesso, però, che gli arrivano che lo fermano, gli dicono ok. Però quelli che stanno lì, che non so se sono quelli lì comunque che stanno, che dovrebbero controllare lì le metropolitane, non so come si chiamano, però loro comunque, tanti, anche guardando i suoi video, comunque a volte ci hanno pure collaborato con Cicalone, ci collaborano alcuni. Dovrebbero essere sbattuti in mezzo alla strada. Perché secondo me la fama non ti prende. Cosa, se io faccio la guardia giurata e ho accesso alle telecamere di sicurezza arriva uno youtuber e gli dico: guarda, allora abbiamo ricevuto questo identikit, guardalo.
Non lo puoi fare, non è che siccome ma perché non è nell'ottica, famoso nell'ottica, allora... sì, ma nell'ottica di quello lì che di quel personale lì de, non so come si chiama quello lì de, da noi c'è la TM, da loro non lo so e, però allora... nell'ottica di quel personale lì sarà lui comunque viene qua per fare un servizio e comunque una cosa utile e ci sono quelli che bruciatori che rubano ogni giorno stanno in mente non gli facciamo niente a loro perché dovremmo fare qualcosa questa è la retorica ascoltami Thomas allora non no, infatti io ti ho detto come io ti ho detto come la percepisce no perché il discorso è infatti nessuno dice che è giusto che i borseggiatori io dico come dico sempre che qualcuno no nei commenti dice ah bravo difendi i borseggiatori ho detto no la vita non è cioè quando uno vive la vita non come un ultra di una squadra e non vedendo il mondo in bianco e nero ma con tante altre sfumature può essere critico nei confronti di Cicalone ed essere comunque contro il borseggio anche perché io ripeto a parte un borseggiatore ma cazzo, nessuno è a favore del borseggio come cazzo fai essere a favore del borseggio perché chiunque anche io sono stato borseggiato secondo me la critica che magari ti fanno loro e che non è tanto che sia a favore del borseggio ma che hai un'ideologia troppo perbenista nei confronti di certi criminali forse guarda, quello che ti vogliono dire perbenista significa un'altra cosa però vabbè ma comunque vabbè però abbiamo capito cosa vuole dire ma io non voglio guarda il discorso mio è veramente che io purtroppo come se infatti quando vado a votare vado sempre a votare contro mai per qualcuno perché nessuno mi ha mai rappresentato io purtroppo ho dell'ideologia cioè vivo in un'utopia in un mondo che vorrei vivere in un mondo che non esisterà mai cioè un mondo dove fondamentalmente uno non si può permettere come fa Cicalone faccio un esempio poi sono cose ben più importanti che cambierei Cicalone è l'ultima delle cose ci manca solo che mo è la cosa più grave più importante ci mancherebbe però in un mondo in cui uno come Cicalone non può agire indisturbato e fare il cazzo che vuole solo perché c'è qualcuno peggio di lui cioè i borseggiatori. Ok, cioè a me non mi interessa chi è peggio che è meglio, a me interessa che le regole vengano rispettate. Poi se delle regole non funzionano, tipo per me, io sai che sono a favore della legalizzazione, allora uno ne può discutere, può andare lì, può andare sotto Montecitorio, organizzare delle manifestazioni, delle iniziative, delle raccolte firme. Non dico che le regole... Sotto Montecitorio ti ci fanno arrivare sotto Sì, però vabbè. Sul tema dei borseggi, sul tema dei borseggi... Io quando mi unì tre anni fa al gruppo, alla squadra antiborseggi perché all'inizio si chiamava così, io mi ricordo che incontrai proprio uno di loro proprio perché sono andato a firmare io personalmente una petizione per togliere la legge lì sull'impunità delle borseggiatrici. Questa è una bella quindi cosa. Quindi quello che ti voglio dire è che noi stiamo... cioè, si sono già provate altre vie se facciamo questo è perché altre cose non sono funzionate. Aspetta, dico una cosa, pensa Thomas se questa raccolta firma, io leggo ormai commenti tipo Cicalone sindaco, no? Quindi vuol dire che Cicalone vuol dire che ha raggiunto una tale notorietà addirittura che qualcuno lo vorrebbe in politica. Immagina se Cicalone al posto che fare questi video organizzasse una raccolta firme per raggiungere un referendum per cambiare questa cosa. Ci immagina se mobilitasse le persone in maniera legittima, cioè che la nostra democrazia ci dà dei mezzi e arriva, cioè ovvio che voi che siete una piccola realtà abbiate difficoltà ad arrivare a una raccolta firme, ma immagina se Cicalone lo facesse. Lo sai perché Cicalone non lo fa? Ti ricordi che tempo fa avevi visto anche il video in cui c'era un europarlamentare che poi vabbè non è stato l'europarlamentare di 5 Stelle cioè due o tre dei nostri che si muovono, alcuni si muovevano in metropolitana ma alcuni si muovono tuttora tutti i giorni a fare questo servizio in metropolitana, sono andati perfino a parlare a Bruxelles di questo problema qua, quindi c'è gente che si muove anche su questo punto di vista. Il problema è che, ti ripeto, nonostante tu pensi che con un referendum, con questo, con l'altro, è detto che si risolve, ma non, cioè, purtroppo non si risolve. Non è che è detto, se si facesse un referendum, se la gente vota a favore di abrogare quelle leggi che tutelano, fra virgolette, i borseggiatori, per farne di nuove, che diano anche più possibilità, appunto, anche le forze dell'ordine,
lo si fa, cioè il referendum funziona così. Ma secondo me, viene giudicato costituzionale. Esatto, esatto. Ma, firmerebbero. Certo, ma secondo me firmerebbero un botto di persone. Esatto. Il problema è che compreso Thomas io per primo. Il problema è che se queste cose qua, io parlo per Milano, queste cose qua ci abbiamo già provato. Abbiamo già provato. Ma io ti sto dicendo, bravi, ma immagina se lo facesse, grazie Kong, immagina se lo facesse Cicalone con la sua mediaticità e organizzasse una raccolta, sarebbe una buona idea o no secondo te? Cioè che lui si mobilitasse al di là dei suoi video che già Roma. Secondo me è un'idea pericolosa, okay. Perché dipende quale sarebbe la proposta, cioè. Io non ci ho parlato con Cicalone, ma ok, però magari qualcuno a Roma si è già mobilitato, magari come a Milano, a cercare di fare qualche petizione, qualche, secondo me, cioè a Milano, cioè a Roma anche c'è qualcuno che si è mobilitato anche su questo punto di vista. E sono già cambiate le cose, ad esempio adesso ci stanno più controlli e perché le persone si sono lamentate in massa, anche per via... Ok, io a Roma non lo so a Roma se le cose sono cambiate, è stata appena, ma poi in Italia adesso è passata una nuova legge che inasprisce le pene per i reati commessi presso di spostamento, quindi stazioni. Sì, però c'è il presidente del comitato di cui faccio parte, quello in cui tu l'altra volta hai dato del tipo strambo. Quello è strano, sì. Chi ha ricevuto per l'ennesima volta, vabbè, poverino, mio amico. Lui ha detto che è un funghetto. Che è strano per quelle persone. Me non è una cosa per me. Cioè, strano. Poi guardava le uova, ma ti ricordi come l'ho fatto io? E i piercing, pure io sono abbastanza strano. Anch'io lo sono, non è che non lo sono. Però cioè, lui sta continuando a avere minacce di morte con tanto di sgherri, chiamiamoli così, delle bocciatrici. Guarda che sgherri è come token, occhio, Vabbè. È che io con token intendevo quello, che è uno sgherro di Cicalone, quello. Ma sul serio, gli arrivano minacce, ma dove gliele mandano? Nel senso, gli arrivano tramite social, dove gli arrivano? E ci sono diversi articoli che magari poi parlate anche di questo, magari te le mando poi anche gli articoli che così e ricontinuano a arrivare minacce di morte e anche intimidazione da parte dei loro parenti maschi, quindi il problema si è risolto, che si sta migliorando pian piano, però dire che si è risolto, che non c'è ancora, che non c'è nessun problema, io non mi sentirei di dire no. Guarda, non è i grandi cambiamenti della società non si fanno mai facendo un colpo di spazzola e diciamo cancellando tutto in un secondo. I grossi cambiamenti della società si fanno con gli anni, con l'impegno civile costante. Certo. E tra l'altro non mi sembra che io penso che saranno 2000 anni o più, 5000 anni che si cerca di fare in modo che le persone non si impossessino di proprietà degli altri. E questo non si riuscirà mai, ma nemico della razza umana, ma anche degli animali, che frega il cibo all'altro gatto, è una cosa normale, sistemica degli esseri viventi, e si deve fare il più possibile per tamponarla, apposta sono delle leggi. Questo sì, sono d'accordo, risolvere non si può, però si può cercare mai di tamponare. Ma si può cercare di tamponare, questo sì, su questo sono d'accordo, però, per carità. Ti faccio un esempio storico che te probabilmente non puoi ricordare, io 20 minuti allora, e mi sto vedendo. Questa considerazione di Paolo, andiamo al punto. Due cose. Io e Dave di sicuro ricordiamo quando c'era proprio in tutta Europa il problema degli hooligans. Problemone, non so che cosa gigantesco. Gli hooligans erano i tifosi di calcio violenti che si organizzavano in maniera estrema e sono stati, non dico debellati, ma hanno preso un grosso freno quando proprio a livello europeo si è andati a lavorare su come affrontarli. È stato lento. Però alla fine tu ora non è più la gente che saccheggia, cioè ogni tanto capita ancora, attenzione. Però sì, si è lavorato, primo. In secondo luogo,
sul senso civico, io ti faccio notare che ci sono due reazioni. Intanto, mi quando Cicalone incontra il personale o la gente che sta lì in metro, che gli dice bravo, bravo, tutto ok, o che collabora. Quando becca quello che gli dice che non potrebbe farlo, quello che si lamenta perché sta facendo far tardi al treno, e addirittura quando arrivano i carabinieri che fanno quello che devono fare i carabinieri, ovvero no, controllare tutti, si lamenta. Si lamenta anche, sì, allora, cioè, non proprio in maniera sottile, tipo dice... Questo posso dire che l'ho fatto anche io recentemente, cioè, e io segnalo, cioè, io posso dire quello che percepisco io, poi che sia giusto che i poliziotti controllino tutti, questo è vero, però ti posso dire che nel momento in cui io, cittadino, sto segnalando una situazione, ti sto dicendo che quello lì è il criminale... dicendo per quello che vedo io, perché sia giusto, è vero, è giusto controllare tutti, però dal cittadino che segnala, a me personalmente ha dato un po' fastidio che gli dico che guarda il criminale è quello e controlla prima me del criminale. Questo a me è una cosa che a me personalmente, anche nel mio servizio è successa questa cosa qua, ha dato un po' fastidio, perché il criminale è quello, non sono io, perché devi controllare tutti, questo però... è vero. Ti capisco, Thomas, l'unico discorso è che purtroppo loro, cioè ad oggi, vi conoscono a voi e quindi vengono da voi anche per accertarsi quello che state facendo, come fate le riprese. Perché ti faccio un esempio semplicissimo, poi veramente andiamo all'argomento del video perché sennò poi diventa un casino. Allora, spesso e volentieri io vedo, voi lo fate meno, però nel senso soprattutto nei video di Cicalone e anche video TikTok di altre persone che adesso stanno a Roma, stanno prendendo un po', fanno altri, cioè c'è anche un altro gruppo di persone che lo fa, c'è pure Serpico ogni tanto che mi fa tagliare accaduto in amuti, e quindi c'è sta anche le persone, spesso e volentieri cosa fanno? In banchina della metro prima segnalano, additano, cominciano a fare oh tu sei un borseggiatore, oh, che fai, rubi. Spesso e volentieri anche quando la metro non è ferma, quindi a banchina vuota con i binari esposti, loro che fanno? Se queste persone cambiano strada e cercano di scappare, allontanano, loro gli corrono appresso. E correndogli appresso, questi si sentono braccati e cominciano magari a fare slalom fra le persone. Se tu stai aspettando a metro, se uno li disturba, ma se tu stai aspettando a metro, stai vicino alla linea gialla che hai cuffiette e stai sentendo la musica, arriva uno di questi borseggiatori per scappare, tutto concitato, te dà una spallata, una spinta e finisci sotto i binari. Quella situazione non l'ha provocata un borseggiatore, l'ha provocata una persona che non sa applicare un protocollo di gestione del rischio, che ha improvvisato un momento di giustizia. Quindi è un casino. Ma se il protocollo di rischio funzionasse davvero, non ci sarebbe manco bisogno di quello lì che va di borseggiatrici e borseggiatrici. Ho capito, ma se ti cazzo di binari te lo del culo, cioè, ma lui sta parlando del rischio di quello specifico caso, cioè ovvio che dovrebbe essere. Ma poi cioè, a me fare vabbè, se uno ci muore, in tutti questi anni che l'abbiamo fatto anche noi non è mai successo. Io spero non succeda mai, ma sto veramente aspettando, nel senso che se succederà, però sono cazzi, ragazzi, la pagate tutti, e io ve lo dico, no, tutti inteso chi è responsabile direttamente pagherà per la responsabilità personale, ma la pagherete tutti, perché a quel punto lì non sarà più un video divertente, ascolta, non sarà più un video divertente dove Cicalone fa la mata Leao e tira due calci in culo ai borseggiatori, sarà il video in cui Cicalone, inseguendo un borseggiatore, cade qualcuno sui binari e muore, quello sarà il video, attenzione, perché ripeto, è solo una questione di probabilità, spero non succeda mai, ovviamente, spero, però lì sarebbe veramente ne perderesti anche tu, perché ovviamente poi tutti quelli che fanno quelle cose lì verrebbero visti come persone, e purtroppo però bisogna arrivare per forza a questo, non possiamo fermarci prima. Sono cose di cui su questo concetto qua ne abbiamo parlato anche nella live col Cerbero tempo fa, nel senso che la colpa si ripercuote su di noi e non su in quel caso, in quella live io ho detto responsabilità per personali, me invece... per responsabilità personali si ripercuoteranno su chi ha dato quella spinta, quindi se il borseggiatore correndo spinge qualcuno, lui pagherà personalmente per la spinta, ma chi gli corre dietro? Chi gli corre dietro pensi che se la passi liscia? No, non funziona così, perché tu stai correndo dietro, nelle vesti di chi? Ti faccio un esempio, quando nelle vesti di cittadino che non vuole fare, non lo puoi fare, la legge ti punisce, Thomas, quando
quando no, veramente noi a Milano l'abbiamo sempre fatto e dalla polizia alcuni di noi collaborano anche con alcuni della polizia in borghese, perché facciamo le cose licenziati. Aspetta, ma in che senso? Ma poi collaborano con la polizia in borghese? È gravissimo. Tu dici, ma scusa, ti sembra giusto, Thomas? Ma è una roba da fuori testa. Dicendo, forse sono io che ho capito male. Tu dici che se io seguo una borseggiatrice e quella borseggiatrice spinge un per scappando, cioè, per errore spinge qualcuno e muore, lei pagherà per l'omicidio. Ma tu, tu stai dicendo che la gente non può andare a inseguire le borseggiatrici prima che commettano il furto? Assolutamente proprio no. Perché, cioè, che corre appresso a una persona che non ha rubato niente? Ma anche se ha rubato, se lo fai rubato, ma perché si sa che sono loro, si non sa importa, cosa fanno, e non gli puoi correre dietro. Non gli puoi correre dietro, Thomas, il mondo non funziona così, te lo so. Però il mondo funziona. Non è che se io domani incontro per strada Sollecito. Allora, il mondo funziona. Se incontro Raffaele Sollecito, non è che dico, ok, allora, visto che in passato c'è stata sta storia, ma sai che faccio? Okay, io la vista, però scusa, e lo farò prima o poi. Cioè, se questo mio comportamento, che può essere anche illegale, ma non lo è, perché seguire una borseggiatrice e urlare attenzione ai borseggiatrici è una cosa, secondo me, perfettamente illegale. Ma secondo te, vuoi capire che non è in realtà, tesoro mio, non è secondo te, la legge è legge, non è la legge, non è opinione, è una cosa. Dire attenzione ai borseggiatrici è una cosa completamente è diverso da questa è una borseggiatrice, esatto. Ad esempio. Ma se noi sappiamo che questa è una borseggiatrice, voi chi siete? Non avete i database. Non è che siccome è risaputo voi siete autorizzati. Lo volete capire o no che i tribunali esistono perché uno è innocente fino a prova contraria. Non è colpevole fino a prova contraria. No, non ci siamo per niente. Non ci siamo per lo dico niente, io, perché... non ci siamo per niente, Thomas, ma al contrario. Ma... però. Guarda, le gogne dalle piazze le hanno levate un po' di tempo fa. Con quello che facciamo noi, da dire questo, inseguire borseggiatrici, noi impediamo queste borseggiatrici disturbandole, facendogli perdere tempo di derubare altre persone, quindi io penso che facciamo un servizio molto molto utile per quanto riguarda le borseggiatrici. Questo è, anche tu mi sembra che tempo fa avevi detto che quello che facevamo noi in metro contro le borseggiatrici era una cosa. Ti limiti ad annunciare la presenza, sì. Se tu fai quello che fa Cicalone, cioè inseguirle, inseguimento proprio alla persona, Ma anche noi a volte le inseguiamo, ma le inseguiamo perché sappiamo che loro si spostano dalla stazione e rubano ad altri. È normale che le inseguiamo per impedire che loro rubino. Se tu inizi in maniera deliberata a dire questo è un infame, questo è un maledetto, questo così, quello non si può fare, Thomas. Ma è la legge, cioè non è che una nostra opinione, anche, capisci? Okay, che non è una anche se non si potesse fare, io per come sono fatto io e la mia morale, io lo faccio lo stesso, perché per me è più importante tutelare le persone. Quindi non hai un buon senso civico, Thomas. Vabbè, ma perché per me il senso civico è, va bene, io magari infrango la legge, ma infrangendo la legge per difendere una persona che potrebbe essere derubata, io lo faccio volentieri. Batman. Questo senso civico. Però Batman è un fumetto, Implica il rispettare la legge. Sì, ma soprattutto se un'altra persona si fa male e diventa un danno collaterale, perché io mi ricordo il video che loro inseguono quel tizio. Io ti posso dire, io seguo comunque una borseggiatrice e avviso comunque della sua presenza inseguendola, perché anche se infrango la legge nel farlo, però se questa cosa qua che faccio salva delle vittime, io sono contento di infrangere la legge. Ma non salva, aspetta, non salva delle vite. Se tu metti in pericolo fisico delle vittime, però se tu metti in pericolo fisico di danni fisici delle persone per evitare, perché quello è un ladro che lo fa.
Ma no, ma è un ladro che lo fa perché tu ti allora, stai correndo dietro, c'è una la miseria. Non lo capisci questo collegamento. Allora aspetta, chiudiamolo qua, se no non arriviamo al punto. Scusate un attimo, tutti ma io lo faccio per ti faccio un esempio, quando c'è una grande folla. Scusami, io lo faccio, aspetta, 3 secondi, poi io lo faccio per impedire che queste prostituatrici rubino altre persone. Va bene. Sì, ma se te mentre ti corri appresso, per sbaglio dai una spallata a una vecchia, questa va sotto i binari, è un danno collaterale un po' grande perché è morta muoio. Genova, un capo reparto è stato... Allora ognuno si prende le conseguenze, allora il G8 di Genova prenderà le conseguenze. Basta poi la signora, ma che conseguenze se la abbiamo? Durante il G8 di Genova, ascoltami Thomas. Scusa, se lo faccio io ne prendo le mie conseguenze, se lo fa la procedrice ne prenderà la conseguenza. Durante il G8 di Genova, a un certo punto c'erano i manifestanti su un ponte, il G8 del 2001, penso tu abbia presente l'avvenimento storico. 2001 non ero manco nato, no, vabbè, però non avrei sentito parlare della Diaz, G8. Allora, durante il G8 c'è stata a un certo punto, scusate, non mi era sparita la live, pensavo aspetta, fosse aspetta live, scusa, 10 secondi che mi stanno 10 secondi, arrivo. Vai, Thomas, non ti preoccupare. Comunque raga, adesso finisco sta roba qui, poi andiamo avanti, se no non vediamo più. Volevo fare solo l'esempio non plus ultra di gravi danni creati da altri a causa di terzi. Sì, no, vabbè. Ovvero folla, spray al peperoncino, gente che muore calpestata. Infatti, facciamo, io dico sta roba, tu dici questa e poi andiamo avanti, se no non finiamo più. Volevo finire dicendo solo questo, Thomas. Allora, durante il G8 di Genova... Cioè, ho fatto anche un... Aspetta, ti sto facendo un capire una cosa. Durante il G8 di Genova, mentre c'era la folla sul ponte, ok, dalla questura arriva un ordine di caricare i manifestanti. Ok, chiaramente dalla questura parte l'ordine, arriva il capo reparto della Celera in quel momento, il capo reparto decide di non caricare, pur essendo tra l'altro autorizzato dalla questura, Quindi voglio dire, poteva farlo tranquillamente, quindi la responsabilità sarebbe andata alla questura ed è stato poi indagato per insubordinazione, tra l'altro, perché ha detto: se noi carichiamo in questo momento, anche se effettivamente quella folla era pericolosa perché stava andando verso un punto in cui non era autorizzata, se noi carichiamo in questo momento sarebbero morte delle persone, perché se erano tutti accalcati sul ponte, se loro caricavano, la gente per correre all'indietro sarebbe ammassata e della gente sarebbe caduta giù, molto semplicemente. Quindi addirittura in quel caso, e quello cos'è? Semplicemente usare la testa, cioè qual è il danno maggiore, far morire delle persone oppure farle passare e poi cercare di arginare dopo, perché chiaramente quella carica era stata autorizzata semplicemente perché stavano andando, le manifestazioni vengono caricate sempre solo quando non si rispetta il percorso prestabilito, diciamo, quando non stai andando dove però, però di fatto fino adesso guardiamo i fatti, ci sono tante persone che ci hanno visto l'azione, ci ringraziano per quello che facciamo, e di gente morta o comunque ferita da parte e nostra non ce n'è stata, che non ce ne sono più. Io ti dico solo questo, poi lascio la parola a Palle che doveva dirti una cosa e poi allora, andiamo avanti. Ti faccio un altro esempio, no, una cosa sulla Palle, un secondo, perché io sì, lo so che devi andare. Sappi che se mai succederà quello che abbiamo detto prima, nella peggiore delle ipotesi, quella che ha detto prima Dave, che qualcuno cade, voi non la passerete liscia, ok? Chi dovere pagherà le conseguenze, chi compresi dovere voi, compresi voi, sappiatelo, perché per legge così, e moto spiega Palle perché. Ma poi, scusa, allora, ma poi un'ultima cosa che magari mi risponderà anche Palle, se dato che comunque adesso avrà la parola. Mi potete citare l'articolo che mi proibisce di inseguire delle portigiatrici? Ma non nei luoghi affollati, manco un poliziotto. No, ma anche i poliziotti possono fare un inseguimento in un luogo affollato, puntare pistola, oppure. Vabbè, comunque. Ok, quando va bene, ci datemi l'articolo, poi dico. L'abbiamo letto va bene. Qualche live fa, però se vuoi. La questione è anche questa, Thomas. Non è che se tu non sei la persona che va a creare il danno finale, quindi ad esempio una persona che viene calpestata e quindi muore, ma sei la persona che crea il fuggi-fuggi generale per cui la gente si calpesta, la colpa alla fine cosa, di chi sarà? La prima persona che scatena il tutto non siamo noi, siamo una conseguenza di un problema che c'è già, ma il problema che c'è già parte da quello lì che ruba. Quindi se voi fate questo ragionamento di escalation, quello lì ammazza l'altro... Non parte da quello lì che ruba, parte da quello lì che tu identifichi come uno che ruba. Perché è uno che ruba. Ok, però se tu
per inseguirlo crei un tumulto e nel tumulto qualcuno viene... Ma lo crea lui, perché no, noi ci noi siamo solo... lui sta lì, no. Lui sta lì. Tu lo crei tu, ma tu stai agendo su di lui, anche se lui è peggio di te. Beh, lo andiamo avanti, che sì, se no... Non lo capisco, questo però è una cosa che Thomas è grave non capirla, eh. Cioè non è, questa no, non è capisco, opinione, capisco, ecco. Ma non capisco, ma non condivido. Ma non, purtroppo io te l'ho già detto, quando uno non condivide qualche legge, deve fare qualcosa per cambiarla, se no te la prendi in culo e basta. Capito? Cioè io per esempio non condivido che l'erba sia illegale, ma se mi fumo una canna davanti un senso civico, cioè, a gettoni, esatto, capisci? O ce l'hai sempre o non ce l'hai mai, perché io per esempio so che l'erba è illegale, vorrei che fosse legale, ma non è che mi sono mai fumato le canne davanti a un poliziotto dicendo: ah, io non sono d'accordo che è illegale, mi fumo una canna davanti a te. E non funziona così, cioè non funziona. Poi c'è anche, no, la provocazione, uno può anche tentare una provocazione, però le ha messo, però le ha messo, però le ha messo così da ragazzino, comunque nonostante fossi legale la compravi comunque. La compravo comunque, ma di sicuro non andavo a dire, e cioè, capito, se un poliziotto mi fermava dicendomi: guarda che tu non puoi fumare le canne, mi faceva faccio bene a comprarla, esatto, cioè, uno, esatto, non è che pensavo quello, e due, il discorso era che non è che se un poliziotto mi fermava e mi faceva il foglio io gli dicevo non è giusto, lui stava facendo il suo mestiere. La differenza però sai qual è che noi, non tutti, perché ci sono sempre una parte di poliziotti che non condividono, ma tanti poliziotti invece su quello che facciamo, su quello che facciamo supportano. Ma io spero che vengano licenziati, è quello che dicevo prima, quando arriva il poliziotto che ti dice non condivido quello che fai, quello che vediamo nei tuoi video, vi voglio raccontare solamente una cosa che invece sul tema dello spaccio mi ha scritto poco tempo fa un poliziotto che ha detto che si muove vicino a Porta Venezia, così che grazie ai miei video ha riconosciuto alcuni soggetti e grazie ai miei video li ha fatti appunto arrestare. Io ho detto: però, ma sei sicuro, Thomas, su una cosa sono serio, perché ho visto un'interazione qualche giorno fa nei commenti. Se una persona ti scrive su internet sono un poliziotto e grazie a te ho fatto arrestare le persone, occhio, perché può essere come Sir Vogue, bravo, bravo, infatti, che ti dice bravo, sono un avvocato, bravo. E esatto, non esatto. È un avvocato. Esatto, infatti poi cos'è che è successo? Che io ho detto, questo me l'ha consigliato un mio amico, mi ha detto, tu prova però a dirgli, mi mandi una foto di te in divisa, io ho scritto su Instagram, sì, ma mandato esiste, una foto Thomas... Posso dire una cosa? No, c'era il profilo, aveva la foto di lui in divisa, che con una foto anche con un suo collega. Ho fatto le mie ricerche, io sono molto bravo a capire. Sono molto bravo. Ti dico che di recente una persona, un troll, con qualche tipo di... Ma di lui. Dice, sì, ma di lui e tu ci credi. No, io non, ma parte che non ci ho mai creduto. No? T'ho detto io, quel titolo non va mica tanto bene, ma hai riso in faccia. Arriva uno e dice, guarda che sono un avvocato e tu cambi il titolo. Direi che ci hai creduto. Perché tu me l'hai detto, ok, perché continuavo, me l'hai detto tu, me l'hai detto quel tizio lì ancora, sono già due persone, poi me l'ha detto anche un altro in privato. Ho questo blog per il raid. Non è che l'ho cambiato perché almeno... Comunque ragazzi, dobbiamo andare al punto perché poi Thomas... Questione video. Ce ne ho ancora quei video. No, non è... Io voglio iniziare da una cosa, poi dopo andiamo avanti. Allora... Innanzitutto, perché questa è una roba che dobbiamo chiarire, poi eravamo qui per questo, abbiamo chiaramente dilungato la cosa. Allora, innanzitutto, perché? Cioè, il tutto è nato, l'abbiamo letto mille volte i messaggi, col fatto che tu hai dichiarato di avere quei video, ok? E quei video ce l'avevi. Poi cambi tesi dicendo... Allora, allora, innanzitutto, scusa se ti ho interrotto, prima di partire con... Io te l'ho già detto anche in privato, mi scuso per quel comportamento lì, non dovevo dire una cosa e poi smentirla, non dovevo, questo è un comportamento che non andava fatto, l'ho ammesso, come tu mi hai chiesto scusa per Funghetto, se mi può aver offeso, anche io ti chiedo scusa in questa live qua, e questo è vero, ho sbagliato e basta, e sono pronto a dire invece la realtà com'è che è andata. Infatti quando tu eri in live, io ti ho scritto quei video lì, io già l'avevo eliminati ed ero nel cestino, ma nel cestino si possono già recuperare, si possono ancora recuperare. Io ho avuto l'idea di eliminare definitivamente, anche se erano già nel cestino durante quella live, dopo quando è successo il casino. Ma perché, Thomas? I video erano utilissimi.
tu avresti, io, a me spiace che tu l'abbia eliminati, perché quei video sarebbe stata la prima volta in cui noi avevamo una visione completa, perché io poi, tu mi hai mandato oggi il link di Quarta Repubblica, io sono andato a vederlo, i tagli sono gli stessi, non si vede niente di più, qualche inquadratura diversa, ma il punto che a noi ci interessa non si vede. Ora, siccome quei video non ci sono più, a detta tua, io ovviamente ti credo, che devo fare, mi puoi raccontare che cosa è successo allora in quel punto in cui hai tagliato? Infatti, e soprattutto ci puoi raccontare perché a un certo punto tutti si alzano di colpo quando Evelina dice sta arriva puntini 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 e squali probabilmente. Me l'ha chiesto anche Palli Uomo nei commenti, gli ho risposto. Allora, preciso che è una situazione molto era una situazione in cui c'era, io personalmente avevo molta adrenalina, perché pensate voi, con Cicalone, con che già stare lì con lui già avevo agitazione, poi il fatto di stare proprio nell'azione lì, anche io sarei in agitazione con Cicalone vicino, devo dire la verità. No, ma per motivi diversi, per motivi diversi, non mi ricordo esattamente come è andata nel momento dell'azione, poi in certi contesti mi ricordo, perché ovviamente lo chiedevamo, perché tu, cioè da quello che si vede nel filmato di Cicalone, ci sei tu che stai proprio col cellulare a 70 centimetri a inquadrare lui a terra, quindi si presuppone che tu abbia A, ripreso, B, visto, perché a un certo punto decidono che si devono alzare e non è il signore col cane, te lo dico. Non è il signore col cane, tu dici? No, perché Evelina non segnala il signore col cane che già c'era. Sta arriva. Come può il signore con un volpino in mano rappresentare? Cioè quello lì proprio. Una minaccia. Giustificabile. Thomas, stavano arrivando delle forze dell'ordine? No, cioè sono arrivate quando... In quel momento, ok, dopo l'abbiamo viste tutte. Nel momento in cui Evelina dice quella cosa e tutti si alzano di colpo, qua, con chi, una stava chi stava arrivando? Quando fino a 5 secondi prima gli dicono non t'azzardà a muoverti a quella terra, Ma la polizia è arrivata, e la polizia c'è. Allora la polizia è arrivata dopo un bel po', la polizia sicuramente non era, perché la polizia è arrivata dopo un bel po', perché la chiamata, anche come ho detto, anche questo lo sappiamo, c'è il video, queste sono tutte cose che noi sappiamo, noi vogliamo sapere chi stava arrivando in quel momento, chi stava arrivando. Ha detto proprio sta arrivando. Sta arrivando. Allora, una cosa del genere, vado a cercare intanto, voi andate avanti. Ok. Vabbè, no, perché non mi ricordo neanche io sinceramente, per però, capire il contesto meno, però in ogni caso quello che ti voglio dire, la questione, ok, cioè il fatto di cancellare il video, la tua tesi è non è successo assolutamente nulla di strano, e nel mio video il mio video lo conferma, ma se lo potevi ancora recuperare, no, capisco, dice no, avevo già cancellato perché avevo avuto tutti i pensamenti, l'ho cancellato, ma tu ci stai dicendo che l'hai cancellato dopo la nostra live? Cioè lui contentino, ma quale contentino? Se il video contiene ci potevi zittire, che tu dici, ci potevi zittire. Esatto, contentino il contrario. No, siete dei coglioni, ci avresti detto. No, questo è il video. No. Avete sbagliato. Cioè, no, se il video contiene quello che tu dici, contenga. Non è un contentino, sarebbe dire "Guarda, no, siete dei coglioni. Avete pensato malissimo, non male". Invece voi pensate che lo cancelli. Certo, ma io allora, innanzitutto io l'avevo già eliminato. L'avevo già cancellato, era nel cestino. Era recuperabile. Potevamo recuperarlo questo video, Thomas. Io c'ho il pezzo pronto, poi ve lo faccio vedere, Io l'ho eliminato perché innanzitutto quella frase che ho detto anche altri hanno ripreso ma non ho pubblicato, non era per dire, non era tanto per dire perché lo dite a me e non a loro, era semplicemente per il fatto che il contenuto ci siamo messi d'accordo, non ci siamo messi d'accordo, nel senso che però nessuno l'ha fatto e non lo faccio neanche io, perché il video che ho fatto io potevo pubblicarlo, ok, ho i diritti di pubblicarlo se ce l'avessi ancora, ovvio. Ok. Comunque si può recuperare anche dopo averlo eliminato dal cestino. Thomas, io ti sto dicendo,
Io non lo faccio, io non lo pubblico e non lo girerò, perché a meno che, cioè, faccio, cioè, ti faccio un esempio. Se Cicalone mi disse guarda Tom, tu dici che si può recuperare, anche se non definitivamente, tu dici che si può recuperare? Sì. Se Cicalone mi dicesse, guarda, girami quel video lì. Che tra l'altro io potevo inviarlo a Evelina, perché magari l'avrebbe messo anche nel loro video. Non gliel'ho inviato perché mi sono dimenticato. Non credo, se hanno tagliato quella parte, non credo che stia. C'erano già loro, ce l'hanno ovviamente. No, perché hanno tenuto anche un pezzo che ho registrato un mio amico che era lì con me. Quando c'era, se voi vedete nel video, okay, poi cambia, e c'era anche la scena con quello lì, col cagnolino che fa. Quella scena l'hanno presa da un video che ha fatto anche un mio amico. Quindi, probabilmente gliel'avrei dovuto inviare Evelina, non l'ho fatto perché mi sono dimenticato, questo sì. E se Cicalone, il punto è, se Cicalone mi dicesse guarda Thomas, se puoi recuperare quel video, io non so farlo, ma magari tu vedete che si può, va bene, dammi quel video perché lo pubblico, io lo farei, lo girerei però a lui. Ma lui non vuole pubblicarlo. Thomas, ti prego, hai interrotto un sacco di volte, questa volta ti interrompo io. Ok, ma adesso secondi, finisci. Non stai rispondendo alla domanda. Cioè, adesso io dico, rispondi, se quel video adesso ci sbugiarda, dice che abbiamo torto, come fa non pubblicarlo o comunque non farlo vedere, essere un contentino verso di noi, che saremmo le stesse persone che risulterebbero come idiote. Non è una questione di contentino, è una questione che l'hai scritto tu. Ma sì, ma tu lascia stare, cioè, abbiamo già chiarito che io ho fatto i miei errori. No, e ben dopo non eri più troll. Non eri più, più in modalità troll. Non pensare a sta parola. Perché non possiamo vedere quel video? Perché l'ha cancellato. Adesso sì, non è però di Cicalone, è il tuo, non è di Cicalone. Cicalone non ha nessuna proprietà sui tuoi video. Non dire cazzate, Thomas. Rispondi onestamente alla mia domanda. No. Perché non mi vuoi far vedere quel video? Ti ho detto che te lo pagavo ed è ancora valida l'offerta. Legalmente posso farlo, però per me, come sono fatto io non lo pubblicherò mai. Che tu lo pubblichi, ti ho detto di passarlo a me, te lo compro. No, non è uno snitch, Thomas, non è uno snitch. Cosa c'è da snitchare allora, se mai fosse così? Sicuramente qualcosa da snitchare. No, non è il fatto di snitch o sono snitch. Io, se devo dire una cosa con lo Cicalone, la dico. Non è che, come secondo me, allora, le cose che... mi vuoi rispondere? Solo a questo, rispondimi a questo. Perché non me lo vuoi passare? Ti svelo questo segreto, ma se tu ci sbugiardi, ma Cicalone ti stringe la mano, ma ti viene a trovare, ti firma gli autografi, ti passa una giornata con te. Cioè, felice Cicalone se tu dimostri che siamo dei coglioni. Non esageriamo. No, adesso è così. Cioè, fidati che a noi ci odia proprio. Sì, siamo sicuramente, non dico nella top 3, ma nella top 10 persone qui siamo sul cazzo. Non è mai fatto misterio. Vabbè, cioè, però anche confronti diretti dal vivo. Cos'è che stai dicendo? Che vi odia? Aspetta, cos'è che stai dicendo? Che vi odia? Che vi odia non penso, perché ha detto che non odia nessuno. Però io direi che fra tutti quelli presenti in questa conversazione io sono l'unico che ci ha avuto proprio, cioè, che se siamo attaccati proprio faccia a faccia, urlati in faccia fisicamente proprio di persona, cioè, quindi io sono l'unico che proprio può asserire e certificare che se stiamo toccando. Vabbè, ma Dave, ma per la battuta che hai fatto anche su quella lì che del pullman, ancora io un po' con te ce l'ho, però vabbè, fa niente. Sì, però non ci siamo mai incontrati, non ci siamo mai urlati in faccia, non lo faremo mai perché mi stai pure simpatico. Dave è alto e grosso, stai attento, Non sono alto, però sono grosso. comunque no, fatti la voglio chiarire. Thomas, perché non mi vuoi far vedere quei video se non c'è niente di compromettente all'interno? Perché non i video sono di Cicalone, sono i tuoi, l'hai registrati tu col tuo telefono, non sono di Cicalone, e io ti risto legalmente
No, legalmente, legalmente... Ascolta, legalmente Thomas, sì, te li sto acqu... però... ti ho proposto un acquisto. Io sto acquistando il materiale video. Voglio farmi una sega. Posso avere quel cazzo di video per me? Posso? Ma allora, se allora, io potevo inviarteli come potevi inviarli anche ad altri giornalisti, altri a miei amici, così. Non invia... cioè, non e potresti veramente mettere fine a un problema enorme. Io, cioè, va bene, io potrei farlo. Perché in teoria ne ho io i diritti, però, però quel contenuto che viene mostrato nel video è di Ciccalone, perché quello che è tuo è quello ti offro delle alternative. Thomas, ad esempio, lo pubblichi privato. Ma è quello che privato. È successo nel suo video. Ed era durante uno suo video. Ma io voglio farmi una figura di merda. Voglio farmi una figura di merda e vedere quell'immagine e dire: Giulio, sono un coglione. Sono un coglione. Avevo pensato male. Fermati un attimo. Tu lo pubblichi privato, non in lista. Accessibile solo con un link. Non ho manco pensato di pubblicare. Ascolta. Escuchami. Che tedesco, allora, tu prendi un video, lo carichi privato, non in lista, non è visibile, lo prendi, siamo qui su Discord, condividi il video, quel pezzettino, ci fai vedere che non c'è un cazzo di nulla e noi prendiamo atto che non è successo nulla e facciamo una figura di merda. Il video rimane visibile solo a te e dimostri che abbiamo detto una cazzata, che abbiamo sbagliato, che siamo dei pagliacci, che effettivamente lo siamo. Quindi okay, in teoria se tu, la tua tesi è non è successo un cazzo, non c'era nulla di che, ma come conseguenza dici dopo quella live ho deciso di cancellarlo definitivamente, sta cosa non ha senso. Cioè possiamo riunire le persone più saggie della terra e ti diranno che non ha senso sta perché sapevo che se l'avessi tenuto ci sarebbe stata una vera e propria guerra affinché io pubblicassi quel video. Thomas, io dal primo secondo silenzio un attimo. Io dal primo secondo ti ho detto che ti avrei acquistato privatamente quel video pagandoti. Affinché potessimo finalmente raccontare la verità, perché secondo me in quel video c'è un taglio ad hoc, come in quel video, affinché si chiudesse definitivamente la questione, togliendo la possibilità addirittura a me di fare qualunque altra cosa, non chiudi la questione, così crei un interrogativo ancora maggiore. Lo capisci che gli fai un favore? Allora, Ciccalone, così sempre male. I tagli dei video di Ciccalone sono in ogni video. Solo che questa volta finalmente avevamo qualcuno a cui potevo, te in questo caso, a cui potevo chiedere di vedere finalmente la versione integrale di questi video. Ok? Era l'unica mia possibilità, perché nessun altro mai aveva avuto questa possibilità, o magari noi non l'avevamo colta perché magari c'era ma non l'avevamo visto, però è la prima volta che eravamo sicuri che c'era una persona con una telecamera puntata su Ciccalone, dove Ciccalone perché non voleva che ci fosse. Aspetta un attimo, tra l'altro facciamo una cosa, quel video non ce l'ho più, però se volete forse c'è qualcuno che forse non i miei, perché forse c'è uno che ha filmato quel giorno. C'è quel ragazzo in ciabatte, quello che sta con ciabatte e calzini. L'ho detto dall'inizio io. Gli regalo un paio di scarpe se li porta. Se volete, andate. Se volete, sapete, è una persona comunque che non ero l'unico a filmare, le persone che erano lì quel giorno. Sì, ma Thomas, tu avevi il telefono puntato lì. Andate, va bene. Ma perché non recuperi quei filmati e ce li mandi?
Sono cancellati definitivamente. No, come ti diamo noi istruzioni su come recuperarli. Te lo diamo noi, non ti preoccupare. Lo facciamo, io, Thomas. Allora, anche se secondo me il sergente è capace. Ma anche se recuperassi quei video. Per me, per la mia ottica, per la mia logica, era un servizio, un video di cicalone. Oh, ma noi lo facciamo. Siamo d'accordo, e nessuno ti sta dicendo di pubblicarlo, esatto, sul tuo canale. Allora, ti stiamo chiedendo di farci vedere un pezzo tagliato. Ma se lo pubblico, da dimostrare che non ci fosse non nulla pubblichi, di male. No, allora, ok, ma pubblicare uguale rendere pubblico, far vedere alle persone, far vedere a voi siete comunque delle, cioè farlo fare comunque vedere a qualcuno. Sì, ma lo fai vedere con un obiettivo. Tu no, aspetta, Thomas, sì, però io non voglio essere preso per il culo per l'ennesima volta. Tu hai detto che non lo pubblicavi per rispetto nei confronti del lavoro di Cicalone, che era il suo contenuto. Ma in questo caso noi guardiamo solo quel pezzettino, mica tutto il contenuto. No, cioè, ma prima ti hanno chiesto se ti chiamano a testimoniare contro una borseggiatrice, ci vai. Qua qua stai dicendo no, ragazzi, avete depensato, avete detto una fracca di cazzate l'altra volta, la prova è questa, pam. Perché non lo uguale vuoi far favore perché a Cicalone? Te giuro, se quel video esce fuori, effettivamente non c'è niente di grave, io commetto una follia. Te giuro, vado in galera. Perché ecco, qualcuno mi adoroppia a un certo punto. Cioè, perché abbiamo fatto dei live inutili. Esatto. Esiste anche un altro scenario, però attenzione. Visto il capannello di persone, Thomas, esiste lo scenario in cui qualcuno dei presenti, ed erano tanti, quel pezzetto ce l'ha, e se poi esce? E se poi esce c'è qualcosa che non va? Thomas, rischi grosso, a livello mediatico. Perché? Perché se c'è qualcosa che non va, tu sei quello che non voleva darci il filmato perché lo sapeva che c'era qualcosa che non va. A parte il fatto, non ci vediamo perché io non ho la virtuale Mattia. Tu in quel filmato, ascoltami, rispondi a questa domanda. In quel filmato c'è qualcosa di grave o no? No, di grave magari, ma qualcosa che tu dici, vabbè, ma questo magari meglio che non si vedeva. Di quelli che ho fatto io assolutamente no. Te lo posso giurare. Di quelli che ho fatto io sicuramente no. E perché Cicalone l'ha tagliato, secondo te? Questo non lo so, però secondo te, ti ho detto, non lo sai, ovvio. Cicalone è il pessimo videomaker, questo lo sappiamo tutti, però... Questo non lo so, però nei video che ho fatto io c'era una parola bannabile prima di mettere nel cestino, comunque me li sono guardati, ok, e in quello che ho registrato io non c'è assolutamente. E allora perché non ce lo mandi? Vabbè, è stato un loop, dai, ve l'ho detto perché, ma non ha senso, certo. È come se dicessi perché non ti piace il gelato al cioccolato e dico perché non mi sono lavato. Che cazzo vuol dire? Non ha senso. Devi lavare. Fermo un attimo. Allora scusa, in cosa consisteva il contentino? Il contentino, per quel commento lì, il contentino che io ero commento solo l'hai scritto, Thomas. Allora io quando l'ho eliminato, quando io l'ho eliminato definitivamente, perché sapevo che ci sarebbe stata sicuramente una guerra. Ma che guerra? Io facessi... Ti ho chiesto solo di vedere, qua è guerra. Le guerre sono ben altro. Già il fatto che anche il canale del Cerbero, quello lì, e voi avete fatto uscire 300.000 video, già per me ma vuoi capire che noi ti abbiamo identificato come noi siamo dalla tua parte, volevamo far vedere, cazzo, Thomas collabora con quegli sciacalli del Cerbero, di White Alf, per far venire fuori la verità per una volta. Tu avresti fatto qualcosa di mai fatto. Per voi sarebbe stata una cosa bella, magari per quelli che seguono me, che seguono Ciclone, non è che sarebbe stata una quindi cosa bella. Hai capito? Qui io invece... Ma noi siamo su fazioni, ma è ovvio, sono fazioni diverse. Hai un interesse nel dire capito? Che non è successo un cazzo di nulla. Hai capito? Quindi volta. Ti stai di uovo sbugiardando da solo, no, ti stai dicendo che tu... E no, allora io le tue parole non ci posso credere. Perché se tu mi dici che siamo di due fazioni diverse, è perché tu mi dici che siamo due fazioni diverse. Siamo tutti nella stessa fazione, quella della verità. Esatto, io sono per la verità, tu Thomas? Sì, allora... E allora perché non ci fai vedere i video? Perché?
Ma te l'ho detto, perché li eliminati ormai. Ma li possiamo recuperare, Thomas. Abbiamo solo una possibilità. La cura per l'apocalisse zombie esiste. La possiamo recuperare, possiamo salvare tutti gli esseri umani, Thomas. Questo è il momento di agire, cazzo. Sei o non sei un supereroe? Allora facciamo così. Facciamo così. Tu mi dici prima come recuperare i video. Ok. Ok. Provo a recuperarli. Okay. Vediamo se li recupero. Ok. Quando li ho recuperati, poi ci sentiamo in privato. E cosa facciamo in privato? Così? Per fare un pre. Che cosa facciamo in privato? Cioè, cosa ci diciamo? Deciderò effettivamente se... E come? Dopo che li abbiamo recuperati, cosa hai detto? Se li recuperiamo per vederli, che cazzo recuperiamo a fare? Se poi devi ancora decidere, cioè, che cazzo di senso... Allora, ci sta se ridessi a... Che ne so... A uno della tua squadra, io che sono della squadra nemica, ma non esiste, Thomas. Ma tu ragioni come un ragazzino. Scusa un attimo. No, perché sembrerebbe quasi, anche se non è successo niente, però sì, dare il video a uno come anche se non è successo niente, ma se dessi un video che per me, per la mia logica, è comunque un contenuto di Cicalone, se lo dessi proprio a te, al nemico numero uno di Cicalone, per la mia logica fare comunque un torto a lui, quindi non è giusto che lo faccia. In realtà, se il video che tu passi, potrei darlo a un giornalista, potrei darlo a qualcuno che tu passi. Ascolta, prova che Guaidà Alfa ha detto mazzata, a chi lo mi fa il favore? Mi stai sconfiggendo. È come quando Superman gli sparano quella roba alla criptonite, che va, io faccio così. Cioè, quando io vedo quel video, sputare a Cicalone, così, capito? Tipo se sputassi a Cicalone, roba del genere. Ma allora perché tu vuoi per forza? Sono un masochista e voglio farmi del male, voglio vedermi sbugiardato davanti a tutti. Secondo quello che ho detto io, ci andrebbe bene anche se lo dessi a qualche altro giornalista. Ma no, sai cos'è? Che se passa per qualcuno, io non sono così sicuro che è tutto completo. Se passa attraverso me, io non posso dirmi da solo, no, non è così, capito? Thomas, tu hai un cellulare iPhone, Android, che c'hai? Sto schifo qua. La marca mi serve, cioè il sistema operativo. Perché c'hai la cover da boomer, Thomas, quella che si chiude? No, perché, scherzo, è bellissima. Però mi ricorda quella di mio padre, quindi il boomer a tuo padre. Come continua a cadere, perché quando faccio i video continua a cadere, questo è un pochino più resistente, più brutto è proprio resistente. Quindi anche tra l'altro nel video di Quarta Repubblica si vede che tu stai riprendendo e poi a un certo punto chiudi la cover, perché lo fai? Perché così se mai mi prende una botta... No, perché mi hanno insegnato... una domanda, mi hanno insegnato che se registro così faccio un po' fatica, se tengo così la tengo attaccato magari... Ok, vai palle uomo, scusa. Dicevo, quindi hai un Android? Un Honor, ok. E computer hai Windows 10, 11? Windows 11. Ok, e il video quando l'hai trasferito l'hai messo in una cartella? No, io non l'ho trasferito sul computer, l'ho tenuto sempre nel cellulare, cioè da lì ho fatto cestino, poi dopo il cellulare. Sì, io l'ho fatto con quello, non l'ho trasferito sul computer. Sul computer tengo solo le cose più essenziali, magari film, i video per i montaggi dei miei video, quelli che però ho intenzione veramente di pubblicare. Film. Li ho scaricati illegalmente, Thomas? No. Thomas, ma che fa? Film, attenzione, vabbè. No, però Thomas, veramente, posso dire che secondo me non li hai cancellati veramente, quindi secondo me sono già lì. No, se vuoi. No, senza farci vedere la galleria, perché magari ci sono cose tue, non voglio esagerare. Sicuro, ti faccio in privato, ti mando lo screenshot della mia galleria. Che vibes liccardiane che questa live. Comunque, no, va bene, ci credo, dai, facciamo che ci credo. Perché? Recuperalo, Thomas, secondo me lo puoi recuperare, dai. Ma perché hai fatto sta cazzata? Che cazzata, Dio. No, perché sapevo...
perché sapevo che avrebbero tutti voluto vederlo. Ma allora, per togliermi... io l'unico coglione al mondo, io parlerò e Diego l'avremmo visto. Guarda, non è che di quante persone anche in privato che provenivano secondo me da voi mi continuavano a dire, rompere le scatole, secondo te perché non le pubblicate sbugiardando tutti? No, io c'ho ancora il messaggio della numerosa gente che anche in privato mi dispiace se qualcuno ti ha rotto il cazzo. Io per privarmi da quella situazione ho detto non ne voglio sapere perché più se nulla. Se ce l'avevi così ti entravano nel cellulare. Bravo, così ora ti rompo il cazzo dicendo ma scusa, che senso ha cancellarlo? Esatto, perché almeno sanno che non ce li ho più e non mi rompono più le scatole. Ma non è la trama di un film. Tu sei l'equivalente in questo istante di quello che schiaccia la capsula di cianuro. Esatto, capito? Perché? È presente nei film di spionaggio? Perché io so che non parlerò mai neanche sotto tortura, però sotto tortura non ci sono mai stato, esatto. Quindi sai che c'è? Pam! Capsula di cianuro. Io quello che ho fatto con quel gesto lì di eliminare totalmente, io mi sono levato da una situazione la prova che dimostra che abbiamo detto cazzate. Bravo, esatto. Dai un'arma in mano a noi, che siamo della fazione avversaria, come la pensi tu, che è una roba da bambini pensare che siamo due fazioni. Sempre fatto live per cercare di capire come sono andate veramente le cose. No, però scusa, però non sono io quello che della vostra community che mi scrive per noi, quindi già noi e voi è già una scena della nostra community che scrive che fa solo video che pubblica, che sia tutto ma non può, poi perché non posso ce l'hai spiegato e poi dice che non ha nulla e di quello già mi sono e l'unico modo per risolvere questo casino non era eliminarli, era farli vedere. Dalla mia parte io ho già ammesso, mi sono già scusato sul cambiamento di versione più volte, quindi questo ho già fatto mia colpa, come tu hai detto, se il funghetto ti ha offeso, ok, ci siamo già entrambi su questo punto di vista chiariti. Vabbè, e scusate a vicenda, ma a parte i bocchini adesso questa storia qui, ripeto, tu lo sai che passerai come quello ha detto Palleuomo, ha morso la capsula di cianuro, perché se tu avevi la prova di sbugiardare Cicalone gli stiamo sul cazzo e questo è poco ma sicuro. Ma se tu facevi vedere una cosa che ci sbugiardava, ma Cicalone era contento o no? Sì, ma non di una cosa, non di un suo contenuto. Ma però. Come di no? Cicalone vive per questo. Ti faccio un altro esempio, Thomas. Io accuso Weidalf di avere un hard disk. Io ho capito quello che mi dite. Un hard disk con materiale assolutamente illegale. Weidalf invece di aprire questo hard disk e mostrare il contenuto, prende, lo mette nel microonde e accende il microonde. Cosa si fa capire? Cioè, in un film, facciamo che la trama di un film. Nei film, quando qualcuno distrugge qualcosa, di solito perché lo fa? Dobbiamo fare come Saul Goodman che va a recuperare le striscioline. È come dire, ci sono anche stati episodi in cui una persona che si vedeva arrivare la polizia in casa sua e è scappato perché aveva paura, ma non è lui che aveva da nascondere qualcosa. Ma non distrugge le prove della sua innocenza. Chi distrugge le prove della propria innocenza e della propria ragionevolezza? A parte che non si tratta della mia innocenza, perché io non ho fatto niente. Facendo per il Cicalone, ma perché? Che t'ha fatto? Il massimo è lui che... Non sei neanche quello che sta scappando dalla polizia, Thomas. Cioè, capisci, quando parliamo in italiano, capisci che ora non parlavo era un esempio, per dirvi che non è che se uno cancella le cose o scappa perché... Non è sempre perché ha cosa nascondere, esistono anche i casi in cui uno lo fa semplicemente per togliersi da una situazione spiacevole. Ma scappare è un istinto, cancellare qualcosa che tra l'altro dimostra il contrario di quello che dicono gli altri è
illogico. Io illogico. Cioè, io per esempio, guarda Thomas, per un sacco mi hanno accusato di aver scritto delle N-word sul mio Discord, ok? Della gente che voleva farmi fare una figura di merda. Io, sai cosa ho fatto? Sono andato a fare gli screen del fatto che prima di quelle N-word c'ero io che mandavo l'ID di Enidesk. Thomas, vai a cancellare i commenti di quell'account appena creato che scrive che insultavamo i disabili, perché non è mai successo. Vabbè, ma aspetta, aspetta. Ma tanto sapevo solo quelli là. Aspetta, fammi finire un attimo, Thomas, ti faccio capire sta roba. Io cosa ho fatto? Quando ho visto gente che spammava sta roba qui dicendo guarda White Alf tanto il paladino intanto diceva la N-word su Discord, io sono andato a scannare che quello stesso giorno il messaggio prima della mia N-word è io che mando l'ID di Enidesk, che è un'applicazione per entrare nel computer, e l'ho mandato a un mio amico per risolvermi un problema, per farmi il dispetto lui aveva scritto quella roba, quindi io avevo le prove che non ero io aver scritto quella cosa lì, perché si vede un minuto prima mando Enidesk, il minuto dopo c'è la N-word, è evidente che c'è un collegamento fra le due cose. Secondo te, io ce l'ho ancora salvata quella roba, secondo te io la cancellerò mai? No, perché è la prova di non colpevolezza che io non ho scritto la N-word, e tutte le volte che quei testa di cazzo faranno vedere quella roba io farò vedere quello screen e dirò siete dei testa di cazzo che non verificano le fonti, capito? Perché io ho give up. Sì, lo sento Dave, hai ragione, cioè, ciao, sto hai ragione, infatti chiudiamo qua, dai, finisci Thomas. Semplicemente in quella situazione lì, bene o male che ho fatto, mi sono sentito preso, diciamo, ma anche di mira, sentivo che era una situazione che non mi piaceva, ma non perché fosse successo qualcosa per altro, e quindi ho detto, per evitare che qualcuno di continuare questa cosa, non so se ho fatto bene o fatto male, però sta di fatto che io, ecco perché ho fatto quella cosa lì, cioè era una cosa per togliermi proprio un peso, come se quel video fosse stato un peso, ma non perché fosse successo qualcosa, perché sapevo che l'avreste voluto voi, magari anche per smentirvi, non lo so, ma l'avrebbero voluto magari altri, tanti avrebbero continuato a inviarmi dei shitstorm. Cazzo, avevi un tesoro, però Thomas, conosco un altro personaggio nella storia che ci aveva sta paura, Gollum con l'unico anello. È veramente grave questa cosa. Lui non lo voleva proteggere, lui lo voleva suo, è diverso. No, però poi aveva la paranoia che tutti glielo sarebbero andati a rubare, no? Vabbè, ho capito. Sì. Scusa, stai peccando paragonando. Era Smigola, tra l'altro. Vabbè, sì, però. Sì, ma ho capito, ma quello comunque lui lo considerava suo. Io vi ho fatto capire che secondo la mia logica, sbagliato o giusta che sia, per me quel video era mio video, ma il contenuto è il contenuto, quello che si è visto lì. Ma tu perché l'hai fatto allora? Ma tu perché l'hai fatto? Era un contenuto di Ciccarone. Ma quando tu l'hai ripreso, perché l'hai fatto? Tenermelo per me. Tenendolo per me come tutti gli altri. Gli altri sapevano che probabilmente non grazie, tutti, vabbè. Ma scusami, tenendolo per te per far che? Io mi ricordo, caspita, fai fare un video di Ciccarone, non fai Thomas, stiamo parlando da mezz'ora di sta roba e ancora non hai citato l'altra scusa che hai usato a un certo punto nei commenti, che fa sempre comodo avere più telecamere che riprendono caso mai succeda qualcosa. Sì, esatto, dimenticata. Sì, vabbè, sì, ma sì, ti ha spiegato perché non voleva, ma io, guarda, io su questo sono d'accordo, ma con poi anche, se, anche se cambiassi idea da questa conversazione qua, decidesti che pubblicare o comunque far vedere a qualcuno quello che è successo lì è un modo anche per smentire la vostra tesi, ok, anche se mi avessi convinto su questo, io comunque a voi non lo farei, perché siete comunque rivali. Di cosa? No, aspetta. Farei... Ho capito, te la interpreto io. Al contrario, lui ci vuole bene, farei... non ci vuole far fare una figura. No, te la interpreto io. Farei... Sì, allora sì. Così lo farei magari con qualche giornalista neutro che ha veramente voglia di fare una giornalista. Io sono neutro, Thomas, io analizzo... Ma come no? Perché dici di no? Perché scuoti la testa? Dimmi. Te la spiego io, White, te la spiego io. Non sono neutro perché? È comunque una cioè lui sta dando un video che gli è stato richiesto da persone che sono apertamente in opposizione con l'ideologia delle persone con cui lui collabora, e magari ha paura che magari giustamente questi si offendono e poi cioè perde le collaborazioni, perde l'amicizia, cioè può stare, dai, dal suo punto di vista lo posso capire, ma ho capito, e tu hai detto il video ci sbugiarderebbe, non avremo mai a capo, allora tutti dovrebbero lodarlo, dire cazzo, Thomas è quello che ha sbugiardato quei quattro minchioni.
No, ma ho detto allora, 4 ma perché se ci, ci mette in mezzo pure Mr. Marra, così, senza motivo. Se ci fosse un giornalista, neutro che vuole veramente dire la verità, se ci fosse un giornalista neutro che vuole veramente... Ma chiediamo in giro magari nella comunità LGBTQ+. Tu comunque vuoi Dalf, tu dici che non sei un rivale, ma va bene, magari rivale no, anche se secondo me sì. Ma rivale in certo che senso? Ma se uno fa una mata Leao ogni due per tre, ma io posso mai essere d'accordo? Non posso inviare un video, un contenuto che io reputo comunque, anche se mio di Cicalone, una persona che è stata querelata da lui. Non allora posso, facciamo così: il video me lo propongo in chat. Il video lo mandiamo a Germano Milite. Germano Milite, va bene? Aspetta. Anche non posso per la mia morale, per la mia logica, non posso per come sono fatto io. Arriviamo al discorso querele. Guarda, l'unica comunicazione tra Cicalone e White Alf in ambito avvocati è stata una lettera scritta un po' così, a cui ha risposto l'avvocato di Wide e non è arrivata più risposta. Ah, non l'ha querelato. Ma tu dici che è stato querelato, lo scopriamo ora. Secondo, rispetto ai titoli, cioè scrivere, e questo è un consiglio davvero, però quello che stavo dicendo, questo è un consiglio proprio spassionato. Non puoi scrivere Thomas Tizio avrà conseguenze legali, non lo puoi fare. Cioè, vabbè, stavo perdonato, condonato. Lì l'ho fatto, lì non so se l'ho fatto bene o male, però era un titolo comunque clickbait, non è che lo denuncerò. Commenti, dici non lo faccio, però forse lo faccio. Vabbè, ma c'è certo, quella... per tenere un po' di hype, stiamo raccontando delle storie. Clickbaiter. Ma no, è la voce della verità, però pure un po' clickbaiter che fa YouTube. No, dai, io voglio chiarire che solo questa cosa, perché a me mi può pure stare bene. C'è Dave che non ha capito, Dave ha detto le ultime cose qua proprio perché è il più stupido, l'abbiamo messo proprio qui per darti. No, poverino, siamo capito Dave. Allora, è complice anche un po' il fatto che voi andate a cena, cioè, ammetto che c'è anche un po' questa componente. Vi giuro, da 20 minuti che mi chiama mia nonna, che è pronto. Hai ragione, infatti chiudiamo. Beato a te, ancora devo preparare. Dico una cosa in chiusura e poi ti lasciamo andare. Allora, questo te ne prego veramente, perché a me... mi dispiace, ma mi va bene che tu voglia dividere il mondo in fazioni, che tu voglia vedere il mondo diviso a metà. Non sono io quello che nei commenti anche nella tua live c'è uno che ha scritto: per noi tu sarai sempre il villain, non sarei mai un eroe. Ma per io noi no, io non l'ho mai scritto, però. Ma tu devi parlare con me, non sono io quello che divide in fazioni. Sì, sì, tu sei uno di quelli che divide. Tu l'hai detto, no. Io ho parlato di fazioni. Certo, ma se mi si tratta come un nemico, io agisco di conseguenza. Ma chi ti dà? Io ti tratto come un nemico? No, tu no. Ma tu stai parlando con me ora, non con quello che ha scritto su YouTube. Scusami, tu devi parlare con me. Io ti sto dicendo, siccome tu vivi questa cosa così, io no. È il fatto che io non anche sono contro Cicalone, io sono contro alcuni atteggiamenti. Ascoltami fino alla fine. Io sono contro alcuni atteggiamenti che ha Cicalone all'interno dei suoi video. Ho diverse volte lodato il Cicalone che andava nelle periferie e alcune volte anche lì secondo me faceva le cose che poteva fare in modo diverso. Però in alcuni casi invece, in alcuni casi specifici, ho visto anche delle interazioni interessanti e dei contenuti interessanti. Quindi io con Cicalone ci posso pure andare a cena. Non c'ho problemi, capito? Il discorso è che finché uno fa una mata Leao a una persona solo perché ha tirato una botta alla telecamera, lo immobilizza a terra e poi non chiama le forze dell'ordine, non è che io non posso essere d'accordo, proprio perché sono imparziale non sono d'accordo. Ma adesso quello che sta facendo la paroculata, però non sembro io adesso, perché? Però scusami. Ma boom! Aspetta, lo facciamo. Ce l'abbiamo, sono come il pippero. Una volta da quanti milito. Dimmi qual è la paraculata, sentiamo, qual è la paraculata?
perché, non, perché secondo me, cioè, anche Tenzo, secondo me, cioè, tu. No, no, mettiamo secondo me che è sempre meglio di tutte le dalla gente. Io sono visto come una. Noi, Cicalone, io poi delle voce. Perché mi parli della gente? Visti. Non capisco. Perché è, perché è importante. Questo è importante. Sai, per sentirci pienamente noi. Io, cioè. È giusto, ma è giusto anche capirla questa cosa, che noi magari in privato possiamo anche andare d'accordo, ma di fatto noi siamo appartenenti come a la partita diversi. Tipo cioè, fai la partita cioè, in privato sei amico, ma poi quando sei sul campo tipo Bulls contro Celtics devi cioè sei nemico, quindi pubblico siamo nemici, ma in privato siamo amici, quindi i riferimenti vecchi che c'hai sarebbe più di Golden State ad aspettare ancora la povera nonna, scusa. Cioè, nel senso, io mi scuso, quindi è colpa nostra se sei in ritardo. No, no. E, vabbè. Che fa blur. Sì. È finito. Sì, no, mi sì, 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 no, beh, è giusto. Però, è giusto. Però l'ultima cosa, e cioè, poi devo andare e avrai la parola tu. E come una partita. Forse un esempio stupido, ma è la prima cosa che mi è saltata in mente. È come una partita di calcio in cui magari c'è Juve contro Milan e magari alcuni giocatori del Milan sono amici di alcuni della Juve, però in la partita sono due fazioni e noi stiamo giocando una partita mediatica, una partita di lotta, una partita, e questo è il punto. Siamo due fazioni diverse, wide, anche se in privato possiamo andare d'accordo, e questo è il punto. Oh, te la parola, ho finito. Devo andare, ragazzi. Sì. Mi dispiace. Ciao, dicendo, buona serata no, e buona no, cena. No, rispondo solo perché sennò non ha senso. Okay. Sappi che però questa partita l'abbiamo vinta noi. Non è ancora detto. Te lo assicuro, Thomas. Questa partita l'abbiamo vinta noi perché c'è stato un autogol. Tra l'altro, non l'abbiamo vinta noi facendo gol, ma perché a voi avete fatto un autogol. Noi abbiamo fatto schifo a livello di comunicazione, ma voi avete fatto peggio. Ma voi avete fatto talmente schifo che avete fatto autogol e abbiamo vinto questa. Cioè avete fatto guarda vincere questa sono, guarda che non c'è le primo, guarda che non c'è solo il primo tempo. No, no, è già finita questa. Poi la prossima, questa è già finita la partita. Chiuso qua l'argomento. Questi video non li vedremo mai. Abbiamo vinto. Se vedremo questi video, magari c'è il secondo tempo. Ma qui è finita la partita, eh? Cioè, nel senso, l'abbiamo vinta noi. Se la vuoi mettere alla vostra. Questo... Dalla vostra ottica, ma no, poi no, comunque ottica ci sono della logica, vabbè, della ma... logica. Non vabbè, ma vabbè, ma non ci sarà solo questo di derby, fidati, ce ne saranno altri di partita. Vabbè, basta queste metafore. Basta metafore sportive, fuori il calcio a queste live. Grazie Thomas per essere stato qua ospite. Buonasera, buona serata. Ciao Thomas. Buona cena, ciao. Ciao. Ah, che partita faticosa. Ma calma, però. Grazie Leon per il Prime, grazie a tutti per le sub, ragazzi, scusate, facevo difficoltà a ringraziarvi, però grazie per le sub. Io voglio fare un piccolo appello per chi ci ha seguito, perché ha avuto questa, ma che è, i papere qua? Sì, perché cioè, perché ha avuto la pazienza di seguire tutta questa sconfitto snervante, e anche per chi mai rivedrà su YouTube. Ma tutta questa cosa mi ha fatto riflettere su un fatto che avete il potere in mano, quel potere che Thomas ha scelto di non esercitare, voi potete averlo, e io consiglio a tutti, chi c'ha un po' di tempo libero, ma chi semplicemente magari prende la metro, prende i mezzi e si trovasse ad imbattersi in queste squadre, il mio consiglio è: riprendete tutto, filmate tutto, e se ci saranno delle cose controverse non abbiate paura di mandarle a pagine, pubblicatele TikTok, se ci sono cose che vengono deliberatamente tagliate dai video originali e voi ci avete in mano qualche segmento in più diciamo problematico, mettetelo in evidenza. C'hanno tutti un telefono in mano, chi riesce a farlo lo faccia, perché in questo caso c'è stata una possibilità di fare luce sia in positivo sia in negativo su una cosa, ed è stato scelto di non farla. Esatto. E questa è una cosa che, ripeto, cioè, visto che lui ha fatto questa metafora della partita, ci fa vincere la partita, ma io non sono contento. Basta, ci fa fare il gol vincente. Ma non è possiamo no, perché il campionato. Però capito, come ho detto prima, abbiamo vinto con un abbiamo giocato una partita così, abbiamo vinto per un autogol di merda, ma io avrei preferito vedere queste cose, sono serio qua, adesso abbiamo scherzato metafore cose, però veramente io avrei voluto vederlo, perché finalmente era
un modo per vedere tutto e non quello che vogliono farci vedere. Se, detta così sembra quasi, sai, quello che non vogliono farci vedere, però e ora, che non ci dicono. E ora torniamo a cose più importanti. Il web scatenato contro Manuxo. No, parliamo. Ne parleremo domani, visto che c'è un po' di casino, me l'hanno anche mandato il video, insomma, Frene piange, gli altri piangono, tutti che piangiamo. Sono sempre a piangere. C'era una citazione comica, tutti piangono, oddio che cazzo, ah no, era Bastianic che diceva tipo nei best of dove insultava tutti, pure mio cane Otto piange, tutti piangono, tutto piange. Comunque sì, piangiamo tutti. Va bene, io ringrazio Palle Uomo e Dave, grazie per essere stati qua. Belli, grazie della specialità. Ciao, belli, ciao. Thank you.